Quel momento della giornata. Il momento del talk show. Il momento dello Zugu talk show oggi. Argomentini. Argomentini. Talk show su The Last of Us, episodio 3 con spoiler. Senza spoiler sull'episodio 4. Gli annunci della DC, le ultime novità di Netflix eh, password, non password. E altre cosettine golose. Questa è la giornata. Oggi abbiamo Mark come ospite. Abbiamo Mattioschi che arriverà un po' dopo. Abbiamo Victor, abbiamo Rob, abbiamo Boban, abbiamo Andrea. Forse qualche ospite extra. Ma è arrivato il primo ospite. Il bellissimo, il lucente, il fantasmagorico, l'unico inimitabile, inarrestabile, infermabile, sbrilluccicoso di vita e di energia ogni volta che lo guardi negli occhi. È lui. Il bellissimo, Mark. Eccoci, Ciao, ma troppo, Mark. troppo, troppo. Anche perché erano tutte menzogne, quindi... tutte menzogne. Ma che dici? No, 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 no. Tutto verissimo, dalla prima all'ultima cosa. Cioè. E beh, ma, allora ti amo. È l'unica soluzione a dirti ti amo. Dopo così tanto tempo finalmente me lo dici. Hai oh visto? Oh, che carino! Mi sono, mi sono liberato. Ti sei eh. aperto. Mi sono aperto. È eh, già era successo, bello, bello, però. Eh, quello era già successo. <coughs> Oh, Ciao Marinz, Marco, uomini, come, come va? Ciao, bellezza. Come tutto va? bene, tutto bene. Sono un po'. Pochino, un, eh... pochino? no, allora, perché questa settimana ho visto poca Robert? Ho fatto più che altro recuperi. Mm -hmm. Quindi sono, tipo, anche quando mi chiederai il, il consiglio della settimana, non so che dirti. Perché ho fatto molti recuperi e quindi sono, sono, un, pochino, sono un po' un po'. Come si dice? Non mi viene la parola? Sono un pochino vuoto, sono un pochino po con poca... Ti posso riempire, non ti preoccupare. <ride> E... Vabbè, no, non c'è problema. Non c'è problema, Mark. Eh... Sì, sì, perché ho detto "Guarda, Poco fa ci pensavo, ho detto, ma sicuramente mi chiederà un consiglio. Ho detto, ma io non. Fatto no, no, no aboliti i consigli del giorno da oggi. È... No, dai, il no, consiglio è bellina, del come giorno come... è abolire i consigli del giorno. È fatta, finita. Co eh, no, no, eh, eh, scusa, come coca. fanno i nostri amici che sono no, vogliosi forza, di sapere? Finita. No, no, non, non, non ci stanno più. No, eh, dai. Ragazzi, è colpa mia. È sì, colpa esatto. mia, ragazzi. Cioè, se la stella del mio cuore non ha un consiglio, i consigli non si fanno. <ride> eh, quindi, no, se ma te solo non per avrai oggi... un consiglio, no, no, se te non avrai un consiglio entro la fine della giornata, no, 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 non si può. Lo trovo, allora. Cioè, dai, se non c'è un trovo. tuo consiglio, oggi niente più consigli e ultimo talk show. Cioè... Addirittura chiudi proprio il No, sì, è finito. Creiamo baracche Burattini. Puff. Eh, ragazzi, è pesante Ti butta eh, bisogna, tutto. Bisogna Senti qualcosa. la pressione. Eh, voglia. Bisogna trovare qualcosa. Tocca. Eh, adesso mi invento. Apro Netflix e trovo una cosa. Ma è interessante questa serie sul curling. Dovreste guardarla tutti. Magari esiste davvero una serie sul curling. Immagino... Oddio, in tutte le piattaforme è possibile non c'è una serie sul curling. Chissà. Ma poi non so se la guarderei. Eh, per Perché non la sia. creiamo Perché noi? Si... La finanziamo noi, e la creiamo. Io e te che giochiamo a, a Curling. Noi. Dici che è bella da seguire, te la guarderebbero? Non so, noi la facciamo, non so. poi... eh beh, giustamente, nei progetti bisogna buttarsi. Poi esatto, eh. se gli altri non la guardano, non sapranno mai che si perdono, giusto? giusto, eh... giusto, giusto. Eh. Tocca, tocca. Io invece, ho il Ma... mio consiglio della settimana. Già, Marco, è cioè, un eh. consiglio extra. Sì. Ho una domanda molto importante. Sì, Ma te eh. domani. Sì, giocherai Hogwarts Legacy? Allora, allora perché noi abbiamo. Noi, noi, per chi non sapesse, noi i termosifoni siamo tre che facciamo le live, giusto? Siccome gli altri due sono più fan di Harry Potter rispetto a me, ok, eccoci qua. Ma Marco, arriverà... Marco è andato via, non c'è più niente, aspetta che ti spiego. <ride> no, se arriverà la chiave la prendo io, loro mm -hmm. due lo giocheranno sicuramente. Quindi io sono il terzo che in più. Cioè, se arriva la prendo io, sono l'ultimo. Ah, mi sembrava giusto. Io sono quello meno fan. Te lo regalo. No, no, ma lo compro in eh caso. No, te lo, lo, te lo, lo regalo e lo giochi. Ma lo gioco lo stesso, non ti preoccupare. Va bene. Tiziano, ci mancheremo. Io oggi ho fatto sei ore. Eh, una voglia... è? Ti volevo chiedere, bello? Ti è piaciuto? Sì, veramente bello. Le... La, la storia è molto figa. E... Musiche bellissime. Sono principalmente tutti o proprio musica originali o comunque riadattamenti da quelle dei, dei film quindi senti un po', po le note che vanno da una parte all'altra come i film e poi anche le ambientazioni eh, molto belle vedi tutta Hogwarts è, è tutta Beh, esplorabile que... sembrano fatto bene anche le, le stanze le cose sembrano veramente bello dai, super fatto video. bene ma appunto qualsiasi roba vedi qualsiasi porta se c'è una porta si può aprire e ci puoi entrare e figo, poi figo, le uniche porte figo. dove non puoi entrare sono o quelle che tipo hanno un lucchetto che però si potrà sbloccare oppure me ne è capitata una per ora che c'è proprio tipo una, una sorta di inferiata, quella inapribile però non è tipo che ne so, per farti l'esempio GTA magari che ti fanno 100.000 eh. edifici, tutte quelle porte normali che non è che dici sono bloccate ma poi in verità sono bloccate, no, e è tutto esplorabile, ma se qua se c'è una porta ah, sì, che figo, tu figo, vedi sì. come porta normale la puoi aprire bello, bello. È bellissimo, ha infiniti luoghi, eh, ma ho da visto esplorare. dei, dei bottoni comunque, cioè... A parte gli hanno dato dei. cioè nei difetti gli hanno messo cose che comunque è un peccato. Tipo a livello tecnico hanno detto che di una generazione fa o comunque non è proprio al passo con i tempi, Secondo con altri me, giochi. Anche per il fatto che è un gioco ovviamente sempre mid-gen, no? sia tra PS4 che PS5. Quindi... Deve girare su Switch, pur io non so come sarà possibile, boh, esatto. vedremo. Eh, però, sì, a parte quello, ho visto degli otto e mezzo, dei 9, cioè comunque, sia, sta piacendo anche ai giornali, oh, eh. giornalisti, sta piacendo. Mi associo. Io sono curioso. Mi sta, sono mi curioso. Sta io sto giocando One Piece adesso, sono ancora perfetto. Ah, fumerlo. Odyssey, com'è? Sì, mi stai ho... preparando allora. per la bellissima serie tv di, di Netflix, di cui abbiamo parlato la scorsa settimana, e che non vedi l'ora di vedere, giusto? Sì, <ride> <ride> non è vero, però, sì. Okay. No, eh, no, adesso semplicemente perché è un brand a cui sono affezionato, e poi amo. Amando i giochi a turni in generale, ma soprattutto i Dragon Quest e questo gioco, strizzando più di un occhio, a Dragon Quest, ho detto lo voglio giocare, sono a 30 ore quasi e è... devo dire che mi sta piacendo. Me lo aspettavo anche più banale, più facilotto, invece in alcuni punti ha da dire la sua. L'unica cosa, ripetono come al solito le saghe, basta, cioè rifanno fare le saghe storiche. Io ero contento finalmente che c'era una trama nuova, ti devono comunque infilare saghe storiche, farti rifare. Alla basta per l'ennesima volta Water 7 che sono saghe bellissime ma ah, perché però, penso insomma. che sia anche fatto magari per chi per chi non sì. ha letto il manga sì, o visto sì, l'anime sì, No, assolutamente. ci sono eh. dei riassuntoni che ti fanno capire comunque la trama principale di, di One Piece ok immagino che sia tipo un pochettino come eh, Dragon Ball Z da Kakarot non so se l'hai giocato sì. quello sì allora meno secondo me Kakarot era un pochino più dettagliato su alcune cose qua mm. vanno un po' più veloce ciao, ciao Boban ciao, Boban. ciao, ciao. ciao ragazzi Qua ma Mi un pochino bene. più veloce, Un po' alto. Sì. Non so se ti vuoi abbassare te o ti abbasso io è uguale. No, ah, devo... ok, qua. eccoci, qua. Piccola, eccoci piccola qua. piccola gag. gag, piccola gag. Sì. Perché ascolta, e basta, si è abbassato nella webcam. Eh, ci sta. <ride> Va bene, vi voglio, vi voglio super divertiti. No, ah, no, avevo già. Eh, certo, certo. No, ma a, 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 abbasso io un po' il microfono. Dai. Sì, sì, sì. Va bene così? Prova, Guarda, se prova, tu avessi prova. preso la mano e avessi preso il microfono, l'avessi abbassato sarebbe stata, cioè, per me poteva no, finire basta, qua la giornata. Basta, eh. basta con le gag, basta, <ride> basta, 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 me ne vado. Basta. Sì, Mark, un po' come... Non mi ricordo assolutamente. Eh, ah, lo dicevo, se... Sì, che secondo me Kakarot è un po' più uh, approfondito, cioè ti fa mm. vedere un po' meglio la trama principale rispetto a One Piece che tanti pezzi li schippa, però. Eh sì, ma perché uh... fa cacarot. Eccolo qua, lo vedo in formissima oggi, oggi in forma. Questa... Sì, sì, ha eh, preso i superpoteri preso. di rob è presente, esatto, esatto, rob... non è ancora arrivato è ancora Rob. Arrivato rob. Ancora Secondo me, arrivato rob. me oggi si trovano veramente molto bene. Uno d'accordo con l'altro, eh. potrebbe, no, potrebbe no, uscire no, fuori qualcosa no. di interessante. Non posso raggiungere i livelli di Rob, perché lui è un dio indiscutibile. Cioè, Rob sapete che io sono fan girl nei, nei confronti di rob. Eh, chi è, Chi non lo è? Tutti. Yes. Cioè, tutti, tutti lo fuori. siamo. Infatti io la scorsa fuori. settimana gli ho detto sono molto triste che te non ci sia perché volevo sentire la, la, la sua analisi gigantesca di Scorzone, il monologo, su The Last of Us che la prima settimana non era, quasi non era riuscito a dire nulla e eh, la scorsa settimana non c'era quindi si recupererà quest'oggi. E oggi, oggi avrà le, le sue cose da dire sicuramente. Non e... ho visto il suo video, eh, ho visto che era uscito il video in cui parlava della terza puntata ma non, non l'ho ancora visto. Ah, ma no, io non guardo no, i Vittor. video di nessuno, cioè questa, fai come me, non guardo i video di nessuno. No, in realtà li guardo, ma proprio certe volte li guardo troppo in ritardo, tipo mesi e mesi dopo. Tipo ah, io quelli che riesco volentieri. L'importante li li è non guardare quelle di Andrea Bellucci, che sono molto brutti per il resto, anche perché cosa vuoi che, che mi dia, Andrea Bellucci, come il contenuto? Senza una certa no, eh, no. <ride> no, <ride> no li vogliamo tutti benissimo. <ride> sì, come. Come si vuole, si vuole bene, come a, a quell'amico, con un po' Le di sparco. Eh, sì, 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 sì. sì. si, vuole, si vuole bene come la Scabbia, insomma. È una roba che... <ride> Ora, se Cristina Scabbia, gli voglio benissimo. Se invece la malattia, già... No, stavo <ride> parlando... Vic, tu hai giocato a corsa <ride> Legacy questo pomeriggio, quindi? E quante ore? 4 4, ok. Dici, io sei. Due, però. Dici no? Co eh? No, 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 no. C ho, c ho la mutanda che non contiene più l'erezione. ah, ah Cristo santo, cioè, io i primi 15 minuti li ho proprio sofferti. Quando, vabbè, non voglio fare spoiler. Vabbè. quando parte, cioè, quando diciamo arrivi, quando arrivi, li ho, ced... eh, li ho ceduto. Eh. Bellissimo, Io veramente li ho veramente ceduto, ho veramente, eh, ho veramente ceduto mi... perché è, è arrivata senza preavviso. È un inizio, sentito. esatto. È un inizio. Ci cioè, hanno fatto un inizio di Hogwarts Legacy veramente bello, e impattante. Eh, oh, sì, sì. Ah, io ho appena finito di esplorare Oxmid. Okay, che non è uno spoiler. Eh, sì, sì, Hogsmeade. no. Pure io mi sono messo un bel po' a esplorare Oxmid. No, ma poi. Io, ma in realtà ho, ho staccato perché. perché. non avresti qui, continuato se, cioè, infatti, No, no, stasera mi sa che riattacco. Ok. Sì, sì, no, per sì, forza. Sì. Devo... Ti ha detto, ti ha detto che gli hai dato fastidio, Tiziano. Comunque. Eh, sì, esatto, ho capito pure <ride> questa cosa qua No, eh. no, no ma sei è, 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 no, è fatta. Ormai, no, no, ragazzi. Rob, mi Secondo difendi di te che mi insulta. Ma non è vero, non ho fatto. Timo. <ride> <ride> sto antipatico. Dice che ha detto. No, perché ho detto che ho staccato. Perché, appunto, dovevo venire qui. Però poi li detto stasera. Ma sinceramente. Io faccio fatica a fare magari una maratona giocando perché dopo un po' mi, mi bruciano gli occhi. Anch'io non riesco. Eh ma perché... Ho un canale figa, di no, videogame pe sono <ride> minuti come la merda. Eh, per, se sto tipo sette ore davanti sì. allo schermo mi vengo due occhi così quando faccio una pausa. Faccio una pausa e poi. ritorno Ma più che altro non è tanto per la live, è che ho voglia di giocarci. Quindi, siccome esatto. è in live e ci vado avanti in live, Beh. non è quello. A che lo dici che arriva venerdì il gioco, e eh? sono incazzato come una zazzamita venerdì? Eh. No, no, e eh no, e questo è per. Ma aspetta, ti arriva venerdì? Perché? Che prendi quella normale? No, la normale. Ma cazzo relax. volete? A voi ve le mandano le robe. Che Ma, no, 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 no. Attenzione, <ride> io non sapevo che me la mandassero. Mi è arrivato un messaggio che no io non mi ricordavo neanche più di avere i contatti, me l'ha mandato loro. Non ho chiesto ma niente, come flex, eh? Sai, lo io niente la Ma come flex, eh? Che mi dice flexandra. Ma come sì, Ho <ride> tutto, Victor oggi. Siamo una Warner Bros. Gioca il nostro gioco. <ride> io sono contentissimo, gli ho ringraziati un sacco, eh, però non è che sono andato a cercare. È che... Sai com'è Bob? trovato. Cioè... <ride> Certe persone vengono scelte. Cioè... <ride> no, vabbè. Io potevo anche farci un contenuto di qualità ma no, scusa, tu prendo tanto in giro, in giro Boban. La gente che non sa fare qualità, però, ecco, tu ah. prendi tanto in giro <ride> Boban. <ride> ma proprio, devi sapere, tutte le robe, fiuta, fiuta proprio il marketing, proprio e Cosa facevi il disegnino di merda? No, mentre fai No, no, va benissimo, va benissimo. Vanno benissimo i numeri. Ha ragione, Warner, perché deve regalare le cose a chi fa i numeri grossi. E io non ho questi grandi numeri, una, però, Boban eh. cioè, è, è che una insieme. roba, no? Chi è un po' più influente a livello tipo nerd, cultura pop, eccetera, eccetera è giusto. Eccetera. Ma guarda, è che dovete sapere comunque che Capcom è in ottimi rapporti con Boban al punto che gli era il gioco tratto dalla serie tv di eccolo TV. Là, eccolo ah, là Eccoci qua. <ride> ecco là. altarini e eh, non vedevi l'ora Bob. Eh. Sì, è l'unico gioco che... per cui per prenderlo ti danno loro dei soldi. Eh, ah. <ride> sì, sì, sì. Allora, oh, Se ne vogliono liberare. Tu, tu, lo, tu lo sai che io prima ho parlato, ti ho elogiato, ho parlato bene di te. Tu devi sempre arrivare... <ride> fag... arrivivi a rompere il cazzo. <ride> <con questa roba ride> Però... Però scu <ride> scusa Ma io Corrobe devo farti Dio, una domanda seria. Così, eh. no, no, è una domanda seria. Ma, ma perché, non hai preso la cioè, perché non hai preso la Deluxe? Cioè, c'è un motivo specifico? Cioè, sono serio, eh? È proprio... No, mi, mi sto chiedendo... Eh, non lo male. so, l'ho comprato a... Forse ho comprato anche quella Deluxe. Ma e guarda, guarda che... Se, se ma tu ti ricordi dove cazzo abito? Non abito a Milano, porca. Ah, ho capito, ma non è... Ma arrivo, no, giuro, giuro, le cose... Io qua una volta oh. ho iniziato a farmi mandare ad Alba, che è praticamente la città mm. vicino. Certe volte le cose arrivano due giorni in ritardo a casa mia proprio perché eh, la lascio lì, in... poi dico, vabbè, a casa di Boma le mandiamo tra due giorni perché ci sta su cazzo, è macedone. No, nei paesini ci certe volte ritardano un po' di più, non è una cazzata, eh. Se io abito in collina, sai che abito un po'. Un stupido, po' Heidi, distante? tipo. Un po' Heidi, bravo, bravo. Ok, io. io sono stato da te, non sei così sperduto, eh, scusami. Insomma, ma no, no vabbè. dai. Ma sti cazzi mi arriverà al gioco. Se lo gioca anche due giorni più tardi. Sì. Chi se ne frega, lo gioco. Va bene, perché... inizierei con la, il primo argomento focoso di oggi. <ride> il primo argomento focoso di oggi di questa. Non era ]ázioni. questo? No, 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 no. Non era, non era questo. Uh, volevo parlare di Netflix. e La sua mossa, non mossa. Cambiamo o non cambiamo sul, sulla gestione di password, condivisione, via dicendo. Opinioni che avete al riguardo, Vic? Ti vedo no, squadra da era, era solo per il Perù. Diciamo. Sì, era solo per il Perù. Allora, allora, Ascolta, tu sei malizioso. Possono aver sbagliato? Certo. Possono, aver sba possono aver sbagliato a far tradurre la pagina in tutte le lingue del mondo. Sì, eh, possono è, un un è un errore. Un'azienda un un multimiliardaria sbaglia a tradurre in tutte le lingue, a condividere in tutti eh. i suoi social quella notizia. Eh, può succedere. Io, 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 non cap allora, io capisco che un'azienda deve salvare la faccia, però, secondo me, in questi casi, fai prima fare un comunicato dicendo: avevamo pensato questa soluzione, abbiamo capito che il nostro pubblico pretende di più, quindi ci faremo in quattro per una soluzione. Più adatta e che non vi crede il disagio, ci voleva tanto? No. Sì, sì, potevano ammettere non, Io non, non sono un amministratore delegato, ma non mi sembra che bisogna esserlo per capire che dire no, ma è stato un errore, sia proprio una paraculata a cui non, nessuno ti crederà mai. Mai, ma come puoi pretendere che la gente ti. cioè, fai una figura da buffone. A me dispiace dirlo, però è una figura da buffoni questa, che poi non è una cosa negativa, anzi, fai vedere che ascolti la community, che ascolti quello che il pubblico, quello che il tuo pubblico. Tanto se, appunto Mark, stai tornando sui tuoi passi, a me no. Esatto. Torna sui tuoi passi avendo rispetto dell'intelligenza di chi ti dà i soldi. Certo. Per spiegare me è cosa è successo. è ancora peggio. Alla tua spiegazione sì, perché... Rob vuoi aggiungere un, un riassunto di quel che è successo per chi non lo sapesse? Beh sì, Netflix aveva praticamente comunicato tramite la, la pagina dell'assistenza le nuove regole che avrebbero ehm, praticamente implementato per ridurre al minimo la condivisione delle password al di fuori del nucleo domestico e successivamente nel giro di 24-36 ore si sono scusate rimuovendo queste regole dicendo che erano in realtà previste solo per alcuni paesi appartenenti al mercato del Sud America. Secondo me questa cosa, più che far giocare la faccia Netflix, ha dato un'arma potentissima al pubblico e ha creato un precedente pericoloso. Ogni volta che loro fanno cose che a noi non piacciono, ci basta boicottare, ci basta far casino sui social, ci basta scaricare roba pirata, ci basta disdire l'abbonamento un mese prima e torneranno tutti sui loro passi. L'abbiamo fatto una volta, abbiamo vinto, possiamo farla ancora e ancora. Per me questo è il messaggio che arriva ed è pericolosissimo dare questo potere al pubblico. Giusto? In effetti sì. No, che cazzo. Ho comprato veramente la standard. Ho <ride> <ride> Il tempo comico eh, qua è stato, ti perfetto. Ti perfetto. Ti qua è è stato perfetto. Qua è stato incredibile. Eh, sì. è, mi è fatto, ho cercato ho detto: Ma veramente sono così coglione che mi sono comprato. Eh, la puoi, standard? puoi ancora cambiare, Boban? Eh, puoi annullare, annullare, comunque. Ma se no, ti arriva fisico, come fai? Però scusate, no, ma, ma perché se io provo a acquistare la Deluxe su Steam mi dice comunque disponibile in data 10 febbraio? No, no, che si deve sbloccare alle 19. No, perché tecnicamente oh. se compro adesso la, la, la Deluxe me, la da, me lo dà il 9 per un giorno, cioè non spendo 99, cioè 20 euro in più per un Però c'è il è Testral, ci sono tutti i vestiti ma oscuri, ma sono bellini, sbatto... c'è la maschera di Mangiamorte me ne frega un cazzo di questa robetta un po' da nero io voglio giocare il gioco capito? e però aspetterò un giorno in più vabbè, ah beh, stica. vabbè stica. Non, è, non è grave dai no. ah, comunque sai qual è il problema? il problema è che eh, le, le regole no, le regole sono un attimino strane perché poi avevano fatto un altro casino loro cioè eh, è la prima volta che mi è capitato io mi sono affidato a delle testate serie, wired cioè, testate di te te tecnologia che comunque fanno il loro lavoro, lo fanno abbastanza bene e avevano detto che praticamente loro ti tracciano l'indirizzo IP ok, dei dispositivi quindi cosa fai? loro dicono, eh, inizialmente avevano messo una regola che poi hanno tolto poche ore dopo senza di niente a nessuno e le testate hanno diffuso ah vabbè, niente Ciao, eh, gente, mi ha mi fatto Andrea. bene insultarlo prima comunque. vabbè, eh, io direi che, che possiamo uno... andare uno così... cioè, e rimane solo Andrea però il. Finalmente il, il... una live di qualità su questo canale allora. Eh, ma sei arrivato tu? Lo era prima. Eh, lo era Dopo... prima, infatti. Cioè. Eh, se, se... Come stai, Andre? Bene. <ride> Mutato, tra l'altro, mi sa. Eh. No, 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 no sta parlando. No, no sta bene, bene, bene. Ah, no, ok, perché ho visto che muoveva la bocca e non uscivano suoni, quindi. Sta. Eh. Eh. Vabbè, stavo dicendo che praticamente loro hanno talento, messo questa regola Apple. per cui tu avevi i dispositivi tracciati, faceva fede la connessione wifi, l'indirizzo IP del titolare dell'account, quello che ha creato l'account. Cosa succedeva? Che inizialmente l'idea era che ogni volta che veniva rilevato un accesso sospetto, ovvero di gente che non fa parte del nucleo domestico, cioè devi vivere sotto lo stesso tetto e avere quell'indirizzo IP e quel wifi. Non è più un nucleo familiare, non è più se io sono figlio di Giovanni che ha Netflix ma non abito con lui perché sono, che so, fuori sede all'università, per Netflix tu, anche se sei parente, devi farti un abbonamento tuo perché deve essere il nucleo domestico, devi vivere con quella È persone. Come fa Spotify Family ad esempio, loro ti mettono mettere un indirizzo fisico e dovrebbe corrispondere a quello. Esatto, quindi ogni volta che veniva rilevato un accesso al sospetto... Uh, c'era la questione del codice, cioè dovevi verificare l'accesso a Netflix con un codice inviato via mail al proprietario dell'account da inserire entro 15 minuti. Ma c'era anche questa cosa che tutti quelli che usavano l'account ogni 31 giorni dovevano loggarsi da quell'indirizzo IP, altrimenti non potevano usare Netflix finché non l'avessero fatto. Ok. Questa regola dei 31 giorni è stata rimossa poche ore dopo e tutte le testate l'avevano riportata, quindi si è creata una confusione incredibile perché neanche loro si sono accorti che effettivamente questa regola l'hanno tolta subito perché si sono accorti che era una roba forse un po' troppo strong e quindi è rimasta solo la regola del codice, del codice, sì, del però, codice una, di verifica della mail. Una cosa Matti, uh, il discorso è che uh, la, cosa più, la forza di Netflix è proprio quella di avere a disposizione una piattaforma anche portable. Non dico guardarlo sempre sul telefono, che è una cosa che io ho so, per carità, lo so, però va molto visto anche sull'iPad, in treno, eccetera eccetera. Anche sul computer, giro, cioè ti porti indietro computer. il portatico e non ti puoi guardare Netflix. Tipo, metti il caso no, uno di No, no, puoi guardartelo, devi solo verificare l'account, se, se tu hai il, il tuo abbonamento, se sei il proprietario. Ti... Ma no, il te allora, in teoria il discorso è anche che allora, questa cosa era girabile semplicemente o mettendo l'impostazione di inoltre automatico ad altri indirizzi da te scelti delle tue mail, oppure facevi una mail condivisa con a cui tutti. tu avevi gli accessi. Te io ho pensato, ma siamo sicuri che funzioni questa cosa perché cioè, non ci hanno pensato. Il punto è, teoricamente eh, hanno fatto il dietro front, però io adesso vi lo faccio, vi metto in chat. Le regole no, quello dopo non subito perché non mi sembrava il caso. Però ho parlato di sesso volevo dire. Eh, lo so, hai ragione quello, pensi, comunque, Mark io. Di solito c'è un topic. Mark pensa sempre a tre cose: sesso, Toby Maguire e sesso con Toby e È una cosa incredibile. L'ultimo lo me lo ricordo, non abbiamo parlato di sesso, nessuno pensi lo tiro io. Loro hanno fatto il dietro. Non ho fatto il dietrofront. però io adesso vi metto in, in chat le regole. Il, il, il Netflix help ufficiale di Netflix Italia. E mm -hmm. le regole ci sono. Però mi, mi hanno sospeso. Eh, sì, non si per possono condivisione... mettere in chat. Condiv però, sì, sì ah, l'ho preso. Il, il coso, ok. Se no, te lo metto nella chat privata. Non è un problema. Questo bannato. Hai sentito, Mark? Ti, ti ha detto che ha preso il coso. Vuoi ridere? No, no, <ride> no <io> non <ride> pensavo pensato. Ah, mi sono <ride> <chiedo> scusa Bellissimo. <ride> e sono rimaste più o meno le stesse cose. Cioè, comunque parlano del nucleo domestico in ogni caso. E... Però eh... specifichiamo una cosa: perché tanta gente ha sempre pensato che il nucleo domestico e il nucleo familiare fossero la stessa cosa. Ma sin dal lancio di Netflix in Italia si è sempre solo parlato di nucleo domestico. Quindi non è che Netflix ha cambiato le regole. Netflix aveva delle regole e ha scelto, perché gli faceva chiaramente comodo all'epoca, non applicare queste regole. Legalmente parlando, quando tu accetti un contratto e le condizioni che nessuno legge e come South Park ci ha insegnato è sbagliatissimo fare, sostanzialmente noi siamo vincolati a dover rispettare quelle leggi, ma legalmente loro una volta stirato il regolamento non sono obbligati a far valere le, le leggi che loro stessi hanno proposto perché all'epoca gli facevano comodo perché all'epoca i profili non gli account i profili abusivi erano dai 3 ai 4 milioni e mezzo oggi nel 2023 i profili abusivi sono oltre 100 milioni e solo nel nord america 100 milioni non in tutto il mondo sì no. io sapevo in tutto il mondo solo Noi in nord america fate conto che loro hanno loro hanno 220 milioni di abbonati ma gli utenti sono circa 700 milioni eh eh. Cioè, sì, capito? Cioè... Lo loro hanno saturato il mercato di abbonamenti che però non sono tutti pagati. cioè non sono tutti abbonamenti unici. Quindi, esatto. Loro dicono perché non riusciamo ad andare a andare oltre i 220 milioni? Perché ne hanno 700 milioni, che cioè, capito? Ci sono 500 milioni di utenti che condividono l'abbonamento. E paghiamo solo noi no. del nord e noi del no. nord. Il cazzo, <ride> no. Che cazzo. No, infatti. no, questa roba è assurda. Comunque, eh. secondo me, sì. Netflix va. Io, io cerco anche di lavorare, cioè di, di immaginarmi eh, un pochino come l'imprenditore no? che, che, che opera in questo settore. È, è un po' anche paradossale, questa cosa che ci sono 200 iscritti effettivi paganti e poi il resto è, è tantissima utenza che comunque non è pagante. Ovvio che sta un po' sul cazzo questa cosa qua, per, ah, per l'amor della logica, eh. Se ci pensate comunque insomma Netflix ha tutti i diritti per, per poter trovare una soluzione, che poi questa soluzione che, che hanno pro, uh, proposto in, in questo periodo sia un po' assurda e un po' poco chiara e macchinosa eccetera, questo è vero, però uh, secondo me va fatta un po' di, un po di, un po di chiarezza. No, penso che infatti la cosa più, più grossa, cioè, la, la lamentela più grossa è partita proprio dal fatto che non fosse per niente pratica, per niente comoda, perché poi alla fine ci sta che tu vuoi regolamentare qualcosa che dall'inizio c'era nei, nei tuoi termini. Il problema è appunto che così non è per niente comoda. Cioè, eh, si perdeva proprio la praticità. Io sono in treno, tipo, per ti miei adesso si stanno trasferendo giù in Calabria se mia mamma voleva avere qualcosa. Io un po' cioè, ogni volta dovevi stare. C'era cioè, un casino. Era veramente mm -hmm. poco, poco comoda come cosa. Quindi sì, sì, penso che il punto fosse proprio quello. Potrebbero tranquillamente limitarlo per dispositivo, abbassano il prezzo, mettono un account singolo e ogni dispositivo in più lo paghi un euro, due euro. Perché 18 euro è, è il doppio di quel, di, delle altre piattaforme, perché 9 euro ti costa Disney, Prime Video è vero ti costa più o meno se 60 euro l'anno, però Prime Video hai cioè, tutta la consegna prime cioè a me sì. il, eh, tutta la parte streaming è in più rispetto a anzi io, non magari, la usa nessuno la maggior parte cioè, delle persone che ci Prime esatto non quello, sa... quello che pago io per Amazon Prime è per le consegne il fatto che mi danno anche lo streaming per me è una roba in più Apple costa 5 euro al mese okay, capi 18 euro di Netflix considerando che Ma... personalmente lo vedo però c'è una differenza non... ragazzi cioè, Abbi eh. abbiamo ah. citato eh, comunque eh? Eh? Cosa Boban? Hai laggato no, no. tantissimo. Si è sentito. Ho, ho, ho laggato? Sì, un botto. Un pochino, sì. No, perché ho, ho, acceso, ho acceso il microfono a metà frase. Forse ah. per quello. Ah, può Così essere. Mi sentite? Sì, sì. Sì. Mi sentite? Mi, sentite? Mi vedete? Ok. Sì, sì. No, ve lo volevo dire che Apple comunque ha pochissima roba, però, per il prezzo che propone. C'è una differenza comunque, la cosa che ha detto prima Andrea era giustissima, il fatto è che Netflix di queste realtà citate è l'unica che vive solo di streaming, tutte le altre hanno realtà collaterali cinematografiche, di merchandise, tecnologia, e-commerce, quindi possono permettersi anche di tenere dei prezzi vero. più bassi. Netflix no, vive solo di quello, fa solo quello. Vero, quindi... vero. vero. Sì, però capì allora togliamo il fatto che noi siamo magari anche un'utenza a parte perché comunque vediamo le cose anche solo per recensioni, eccetera. Però io ragiono anche dal punto di vista dell'utente base: Netflix è quella che produce più roba, è vero, ma è anche quella che ti cancella più roba. Cioè, a me, per esempio, gira il cazzo aver speso ore della mia vita a guardare 1899. E niente, rimarrà lì, eh, ma non sapevo mai come va finita. Il problema, è infatti, ha ragione il presidente di Netflix quando dice "Noi sbagliamo non a, produ a produrre troppa roba, ma dobbiamo identificare quali prodotti possono essere per un pubblico generalista e investirci più soldi e quali per un pubblico di nicchia e investirne di meno", perché il problema di 1899 è proprio quella che comunque per quanto è costata è stata vista davvero da poche persone. Il problema si riduce sempre in quello e non possiamo neanche dire che una di quelle serie che non è stata promossa, perché il marketing è stato bestiale. Trailer promo, io ricordo anche di Dark poi, essendo gli stessi creatori. Sì. Poi durante la Geeked Week hanno fatto vedere il Teatro di posa che era enorme, il fatto che abbiano fatto i set in mezzo sì. all'oceano. Già questo ti dice wow, è una serie autoriale, è profonda e quant'altra ancora. e poi dico ma il pubblico generalista che ho sulla piattaforma, ama 13 elite e la casa di carta. Siamo davvero sicuri di investire così tanto in questa serie che di norma non viene vista. c'è cioè, gente che ha detto: eh, però eh, rinnovano quella merda di Cobra Kai, che è una fotografia da soapopera. Sì, ma Cobra Kai non so se avete presente quanto costa. No, mi incanta. Sì, 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 ma sì. Eh, ma c'è anche c'è anche da dire una cosa. Questa, eh, ma il, il, il problema foco, è loro, eh, però scusa. Cioè, se se loro foco, vanno a investire i Andre... miliardi a realizzare il una nave no. intera per fare 1899 eh, ma il anche del pubblico che guarda solo merda. No, guarda, secondo me, sì, esatto me... Eh, però il pubblico Andiamoci aveva chiaro. visto anche Dark. Andiamoci che comunque chiaro. non era una roba così easy e l'ha guardato il pubblico. Ma Dark. guarda, guarda. Sì, ma quanto è, è costata? La, 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 no, la, certo, la, certo. La, certo le, Netflix è la chia, il chiaro esempio di come funziona il pubblico dell'intrattenimento. Finito. Quelli Qualcuno può regalare chiaro. un microfono a Boban, per favore. Grazie. È, è il no. microfono che ha un po'. Dipende dai momenti, ha un po' di problemi. Però hai ragione. Oh, Boban. È come le persone che si sono viste la serie di Netflix di Resident Evil. È esattamente il tuo concetto. <ride> eh, però quella l'hanno cancellata, attenzione. Eh? Ah, è giusto. Eh, è giusto. Però, però io voglio dire una cosa: secondo me, eh, 1899 dimostra anche che loro hanno fatto male un calcolo. Cioè, non vuol dire il, il fatto che sia che sia, la stess, che sia gli stessi creatori di Dark, non ti garantisce il successo. Loro ci hanno puntato tanto. Perché hanno detto: la gente ha visto tantissimo Dark. È una, una delle nostre serie diciamo di punta, perché comunque ha avuto un successo enorme, fanno 1899 e se la cagano in due. Come mai? Cioè questo è il fatto. Loro, loro, secondo me, con questo con 1899 hanno anche imparato che non significa nulla avere gli stessi creatori di una serie di successo. Se non c'è la pill, non c'è la pill. Basta pensare infatti, ma... a Battle Creek di Vince Gilligan, dall'autore di Breaking Bad, una stagione morta. Sì, e io, io vi dico, io non auguro mai a una serie che venga cancellata, perché comunque ci sono tante persone dietro che perdono il lavoro ed è un peccato. Però, e tra tutte le cancellazioni che hanno fatto, secondo me quella su 1889 è, è, è tra quelle giuste. Quella serie era una merda, ragazzi. Scusa, per me era veramente una merda. <ride> eh, oh, eh, rega, era brutta. Era una merda. Bene, bene. bene. C'era cioè, un, un frantumamento di gona di raro. Eh. Una, poi Guarda, ho visto la prima bello. puntata. Poi basta. Un allora, è un parere soggettivo che lo accetterei se non fosse che arriva da qualcuno che ha apprezzato How I Met Your Father stagione 1. Però, possiamo andare avanti come un sacco di persone qua. a me è piaciuto la Meteor Father io l'ho be... tro... oh, trovato estremamente carina poi uh... ragazzi a, a, me, a me ha fatto <ride> a, me, a me non è piaciuto l'altra serie figuriamoci questa qua io ho provato 43 episodi mi sono fermato ho detto basta no comunque secondo me il problema di Netflix è anche che Fanno uscire anche, cioè, secondo me fanno uscire anche troppa roba okay, che vivono di quello, ma avete idea di quanta roba che esce in catalogo al giorno su Netflix? Ah, ma eh, anche, non fai non so... tempo neanche a promuoverla, sì, ma cioè, io dico anche a livello globale, eh? anche a livello global c'è cioè, un, tutta una sezione di roba indiana e coreana che viene buttata su, e viene anche messa nelle robe nelle, nelle newsletter delle uscite, arrivano vagonati di roba. Ogni tanto mi perdo, vado a farmi un giro. C'è veramente. Io ho visto. Tipo c'era una serie di tv su di zombie brasiliana. Non so se vi è capitata. che Era tipo durante un reality televisivo. Partiva questa epidemia. Ma tu, tu sai cos'è quello, Andre? È il remake di Dead Set. Dead, sì, Dead, si, è esatto. Dead eh Set? No, però non è Dead Set, è il remake brasiliano. Che era nella casa dove c'era la casa degli dèi. Che c'era il tizio che era Zeus. Che il Lo so, maniera... non, 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 ho visto solo il teaser e mi sono rifiutato. No, no, io, io, que io quella l'ho guardata e, e ti è boh, piaciuta da... di 1899? era più divertente sì senza dubbio <ride> <ride> ma io ti dirò che Dark non è che a me non sia piaciuta però io l'ho trovata terribilmente sopravvalutata è una cosa che non si è mai vista ma l'avete guardato Lost Cristo Santo cioè Dark è la classica serie sci-fi che piace a chi non guarda serie sci-fi che va bene va benissimo 1899 voleva fare il Dark della situazione aveva un colpo di scena finale della prima stagione che io quando l'ho visto ho detto wow bello ce l'ho capito dal, 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 dal terzo minuto della prima puntata. Ho detto, andrà a finire così. Cioè, l... tutta questa complicatezza per una puttanata di finale di stagione che secondo me non, non aveva senso. Secondo me era, Dark secondo, cioè... me era <ride> Dark secondo me aveva più appeal per un sacco di... A parte il fatto che ne, ne parlavo nella mia live tipo due giorni fa o qualcosa del genere, che dopo Stranger Things hanno iniziato a fare tutte queste serie con i ragazzini. Eh sì che hanno attirato, e Dark era uno di questi, cioè poi Dark va, verte poi su altre cose, si intrufola in altri argomenti, eh, eccetera, eccetera, però tutte queste serie, con i ragazzini, a parte Paper Girls, che non ha preso a, a, al pubblico, eh, sono caso. andate comunque abbastanza bene, anche lo... <coughs> poi, io ho visto la prima stagione, la seconda ancora la devo guardare, eh, Lock and Key era andata abbastanza bene la prima stagione, mm. eh, Dark comunque aveva a che fare con, c'erano dei ragazzini, cioè eh, aveva preso quel filone dei ragazzini che come se sì, fosse Sì, ci poteva stare. Però, secondo me. però il mi. fatto che c'è la N di Netflix uh, dà un valore aggiunto a livello di, uh, di divulgazione, cioè proprio di diffusione del prodotto. Perché se prendiamo mm. ad esempio Yellow Jackets Ma ultimamente sono Ye cose di Netflix. Che se sì, per carità, però uh, per, per, per il pubblico generalista è una certezza. Mm. Certezza mm. di. No, non è una certezza di qualità, attenzione roba. è un punto di riferimento, ormai il pubblico generalista tende subito ad accendere Netflix per guardare qualcosa, è la prima piattaforma come sì, scelta. Quello sì, okay. è la più quello voglio dire, Non vero, come, sì, sì. Non come quello qualità, sicuramente. ma se prendiamo ad esempio uh, serie che, che comunque hanno come protagonisti dei ragazzini, cioè Yellow Jackets si mangia tutte le stagioni di, di, di Stranger Things, solo la prima stagione. Secondo me, a mio parere, se la mangia. E non è una serie ovviamente Netflix. E non è stata così chiacchierata come. Ehm, perché come non, ha avuto non ha avuto promozione, non ha avuto marketing. Ecco la forza di Netflix è che quando vuole il marketing. In Italia, però. Bestia, perché in Scusa, in Italia, perché io l'ho scoperta per caso Yellow Jacket in Italia. In America mi sembra in che. In Europa generale, abbastanza. secondo me, non è andata tanto bene. Poi magari in America è andata, no? Come, come tante altre serie. Guarda, ad esempio, Yellowstone in America è una, è una delle più viste. In, Ita però in Italia, però magari è anche, resto è anche una questione guarda, come te, di, di disponibilità certo, sulle piattaforme io. perché sia Yellowstone che Yellow Jackets sono di, di Paramount Plus, no? Sì, quindi. No, All'epoca, però, Jacket no, Yellow Jackets era su Now, no? Era su Now, esatto. Io l'ho sì, vista lì, okay. entrambe. Però adesso verranno finché hanno i diritti, starà, starà su naue, eccetera, eccetera. Su Sky in generale per l'Europa. Poi pian piano passeranno tutti su Paramount. Io, io vorrei farlo. aggiungere a una cosa che ha detto Boban. Perché quando si parla di, di, di Netflix, spesso, ad esempio, si dice: ah beh, se questo adattamento lo fa Netflix, sarà una cagata, beh, c'è il politicamente corretto, c'è questo e quest'altro. Tant'è che eh, io, ad esempio, sono abituato a una valanga di meme, manga, anime, Netflix adaptation. E... <ride> Io ogni volta che vado su un canale di qualcuno devo ripetere questa cosa perché è una cosa più forte di me, devo assolutamente farla. Siccome ormai la mia community lo sa a memoria, la dico anche altrove. Quando la gente non si fida di Netflix, dovrebbe capire che Netflix non ha degli studios. Netflix si limita a produrre e a staccare assegni. Tutte le case di produzione che lavorano per Netflix sono case di produzione che lavorano per Disney, per Universal, per Sony, per Paramount, eccetera, eccetera. Quindi nel momento stesso in cui tu non ti fidi di Netflix, non dovresti fidarti di nessuno studio, comprese anche, che ne so, Disney Plus e CBO Max, anche perché tante di queste case fanno questo. Netflix dà una cosa in più. È un budget che stila per il prodotto, e in più ti dà questo budget opzionale. Che ti dice: per noi sono importanti, sono importanti le minoranze e le altre rappresentanze per quanto riguarda ehm, la community LGBT, la disabilità e quant'altro ancora. Se tu decidi di inserire a tua discrezione questi elementi, sappi che avrai un bonus sul, sul budget. Se decidi di non farlo, perché a discrezione tua, non c'è problema. Il budget principale rimane quello e tu fai il tuo prodotto. Quindi che cos'è che sbaglia Netflix più degli altri? Netflix fa una cosa che non fa nessun altro studio, lascia totale libertà creativa agli autori. Ci sono alcuni autori che sono capaci di andare a briglia sciolta e ci sono altri autori che invece necessitano di una guida, di qualcuno che gli metta dei limiti anche in termini di produzione, in termini di, di, di CEO, di quant'altro che gli si dice: Guarda, tu sei capace, puoi fare quello che vuoi. Tu sei meno capace, quindi lascia che qualcuno ti aiuti e ti guidi. Secondo me, avere libertà delle volte permette di fare delle cose incredibili, altre volte non averla è un handicap. Anche il signor Scorsese. Beh ha detto apertamente parlando di The Irishman eh, ho potuto fare tutto quello che volevo a me di Irishman è piaciuto però alcune cose se fossi stato un produttore magari le avrei limitate, avrei cambiato qualcosina si vede che se fosse stato al cinema questo film qua e non avesse goduto di una eh, trasmissione in streaming non avrebbe mai avuto questa durata non avrebbe avuto determinate lungaggini tante cose non ci sarebbero state ed è Martin Scorsese quindi eh. per carità secondo me ogni tanto è bene stare attenti a come si faccia cosa però da qui a dire che tutto ciò che fa Netflix deve essere per forza merda mi dà un po' fastidio, soprattutto perché questa frase esce sempre quando si parla del blocco della condivisione della password o <ride> della dei no. prezzi. Tanto ormai Guarda. Netflix fa solo merda, non tanto ormai non c'è niente da guardare, ma solo quando saltano fuori questi argomenti, viceversa. No. Tutti abbonati. Io non dico queste robe qualunque. Io e ho detto dico? semplicemente no, che uh, il pubblico, se certe volte del, dei prodotti vengono cancellati e certe cose vanno avanti perché il pubblico. Guarda questa roba, oh ragazzi. Ma è vero. Che è normale. Non è che ho, de ho detto la cosa beh, più guarda banale di è amico, eh. Guarda 13, la prima stagione eh. adattava tutto il libro, non c'era bisogno di altre tre stagioni, ma è stata vista così tanto che hanno detto facciamone ancora. Adesso Cobra Kai termina con la prossima stagione, ma hanno già pronto uno spin-off. Eh, è per forza. Poi, co ragazzi, Cobra Kai, parliamoci chiaro, Cobra Kai è, è una, una serie del cazzo, lo sapete, però, è oggettivamente è una serie del cazzo, però ci divertiamo tutti a guardare. Sì, sì, è benissimo. E ci va bene così. Però è ma fatta... Va benissimo l'esistenza sì. di Cobra Kai, va benissimo l'esistenza, però ovvio che... Anche io sono d'accordo con Andrea che mi sta sul cazzo anche a me quando vedi una serie che potrebbe essere valida, magari con una seconda stagione so. potrebbe mostrare ancora di più i denti e bam, la troncano e, la, e non le danno più la possibilità. Questa cosa mi sta molto sul cazzo eh. parlando di un'azienda che guadagna tanto. Eh. Poi per parlando carità, eh, cioè, voglio sottolineare che sta roba cadeva anche prima delle piattaforme di delle piattaforme di streaming io mi, mi io mi ricordo flash forward dai creatori di lost madonna piccate, manco la prima stagione hanno finito è vero <ride> se tu vuoi far fallire <ride> una serie di dai creatori di lost ha funzionato anche con Alcatraz <ride> qualcuno, Ma, però, qualcuno, di si, si qualcuno di voi si ricorda terra nuova terra, terra, sì. oh, terra Nova terra Nova, dove tornavano i macchinetti la quello che la barca la barca di dove vanno sempre dove una vanno sempre una stagione di... No, aspetta, Terranova è la, la classica marca di, di abbigliamento dove ci vanno sempre rumeni no. e i macedoni. No, 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 Io ho leggo. preso una Carel. felpa due settimane fa da Terranova. Eh, non so che hai, hai qualcosa di macedone o di... No, Calelli non sono una figura. Di... <ride> no, no, no. Però, però, sai cosa? Il fatto è che a me dà molto fastidio, come ha detto anche Rob, quando si dice che Netflix ha un catalogo di merda perché, obiettivamente anche Terra Nova è la, pia la piattaforma no no Terra Nova non lo so non ci vado perché boh, non c'è da le mie parti però il discorso è ehm, mi dà fastidio perché non è obiettivamente vero anzi, anzi eh, Disney Plus eh, Prime Video ehm, tutte le altre sono piattaforme valide a modo loro sicuramente la mia preferita rimane Prime Video perché la mh, Trovo più roba magari di qualità per i film, ok? Però il punto è che nessun'altra piattaforma ti dà la varietà di contenuti, e parlo di varietà proprio di contenuti mm. per tutti: c'è contenuto per l'adulto, contenuto per il ragazzino, il contenuto per il bambino, il contenuto per le persone della nostra età, cioè ha veramente una. Poi è una piattaforma che ha reso anche mainstream qualcosa che prima non lo era, cioè i documentari la gente su Netflix si scoppia un sacco di documentari ieri l'ho scritto in un video in un commento e qualcuno ha detto eh, allora Michael Moore è lui che gli ha resi mainstream, no Michael Moore ha reso mainstream no. i suoi documentari, ma non è ma che vai. non è che, Mi Michael, non è eh. che Michael Moore <ride> ha fatto non è che Michael Moore <ride> ha fatto i documentari da lì ha creato una wave in cui tutti andavano a scoppiarsi i documentari al cinema. Assolutamente no, i suoi documentari sono andati bene, ma se ne uscivano altri la gente raramente li guardava e ne escono pochi di documentari al cinema perché non sono poi così mainstream. Netflix ha reso mainstream i documentari che siano film o che siano serie. È uscito quello di Supamela Anderson, è tipo è in top 10 ed è un documentario, ok che c'è Pamela sì. Anderson, però è un documentario. La gente, <ride> se legge la parola documentario, gli vengono le bolle di solito. E Netflix, se legge Pamela Anderson, gli vengono... No, scusate ti vengono le bolle non dove pensi tu? Però hai capito: <ride> eh, due, due, due grosse bolle, eh, il punto, però, è, è proprio questo: che Netflix è una piattaforma con una potenza incredibile, e la gente dice: eh, ma non c'è niente da guardare, com'è possibile? Ma come no. cazzo, è possibile che davvero nel catalogo non trovi niente da guardare? È eh, sono frasi fatte che poi non corrispondono quasi mai alla realtà. Perché, e poi, soprattutto, ma se davvero Netflix fa così schifo, ma allora perché l'hai abbonato fino al momento in cui ti ha detto che vuole interrompere la condivisione? Perché se fa schifo 50 euro l'anno, se interrompo ti va a costare 200. Eh, ho, 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 sì. ca ho, capi ho capito, però capisci che 50, cioè, tu, tu spendi 50 euro l'anno per una cosa che fa eh schifo? Eh, perché magari se spendo 50 euro, magari qualcosa vedo ogni tanto, se ne devo spendere 200. Io, allora... io, io, sono, convinto di, io sono convinto di una cosa. Uh, quando senti le persone che agricole, ma tipo 17 euro al mese, sono troppi. Allora, no, ripeto, questo discorso lo sto facendo in questi giorni. Non è che... È per fare i conti in tasca alle persone, ma è una questione di logica. Se tu davvero dici io non mi posso permettere 17 euro di Netflix, vuol dire che Netflix è il tuo ultimo problema. Perché se tu sì. non hai 17 euro, vuol dire sì. che non li hai per altre cose. Quindi non è che non li hai, li hai, hai un budget limitato e li vuoi destinare ad altro, che è diverso dal dire non li ho, capito? Cioè dici va bene, non, non sono disposto a spendere 17 o 15 euro al mese. Lo comprendo perfettamente, ma io sento che fa, io non posso spenderli. È che preferisci spendere in qualcos'altro. E Cristo, hai ah, ragione. Vabbè, no, non allora, voglio spendere. Allora, non allora, voglio... Allora, ragazzi, scusa Boban, ma non è un vai, diritto vai. Netflix. No, è infatti. Un Netflix non è un diritto che ti è dovuto. È un no, servizio è un che servizio ti è se, se non vuoi non lo paghi. Questo dramma dello no. Allora fa... Eh, però scusa, con tutte, io non mi posso abbonare a tutte le piattaforme. È vero, non puoi perché magari ti costano tanto. Ti abboni. Già, se ti abboni a Netflix, hai la maggior parte delle cose di cui parlano tutti. Sì. Tieni solo Netflix, disdice l'altro. Oppure togli Netflix e ti fai Apple TV Plus, Paramount Plus, che è una piattaforma estremamente valida, che è sul mercato da poco. Costa un cazzo, costa tipo 4,99, non ti costa sì. niente perché ti costa tipo boh, una 50 euro l'anno, una roba del genere, poco più di euro l'anno. 60 euro l'anno, hai un catalogo della Madonna che verrà implementato. Eh, mano a mano che si va avanti, quindi non capisco veramente questa come, come se la gente pensasse che Netflix gli è dovuto: non sei obbligato a usufruire di Netflix, è questo che non comprendo. Boh. Ah, sì, e allora pirato. Vabbè, no, no, va io, io, io facciamoci... non ho Fa Facciamoci: <ride> po cioè, ci, ci poniamo tutti i problemi del mondo per pagare quei 50 euro all'anno per uh, pagare Netflix, e poi uh, non ci facciamo problema a pagare gente che bestemmia su twitter cioè. ah, Ragazzi, scusate, eh. in, in uh, chat, Beh, scusate uh, Disney Plus. Più Roba di Netflix gratuita, questa, questa è proprio scema. Credo. Disney Plus non ha più roba di Netflix, ragazzi. Mi dispiace. In termini di numeri, no, no. gusti, se tu cerchi determinati tipi di contenuti che trovi solo su una piattaforma, per forza di cose, non le trovi. Però, se le tu, le tu dici ha più, beh, ha più roba di Netflix, intendi di dire che ha più prodotti. Non è vero? Eh, quel, no, in termini proprio di contenuti, la piattaforma eh beh, con più contenuti caricati è proprio Netflix. Sì, allora, sì, sì. È, è, ovvio, è ovvio che è soggettivo qua, quanto i contenuti ti piacciono. Ma se certo. parliamo di quantità, non c'è nessuna piattaforma. Che abbia più contenuti di Netflix ed è un fatto, non è un'opinione. Eh? Ma magari, magari, magari prima che carica troppa roba, forse eh, eh. Sì, è vero. E uh. io quello che ho detto tipo, in questi giorni, secondo me riguardo il fatto della condivisione, del magari lamentarsi e dicendo, è che magari cioè, non è che le persone necessariamente eh, decidano di piratare, per cioè di condividerlo perché dicono voglio condividerlo a prescindere. Ma semplicemente perché magari se sono persone che stanno da sole e vogliono, ad esempio, avere l'abbonamento eh, per dire 4K. Tu sei costretto ad avere quello che ti dà quattro schermi, e tu. eh sì E tu. Cioè, secondo me ti trovi, che faccio? Pago una roba con quattro schermi. proprio Sarebbe da cambiare le TR. Secondo me. Sto lo devi soldi, 4K su un dispositivo, te lo registri. Ogni dispositivo che vuoi mettere in più, lo registri su lima del dispositivo, lo paghi 2 euro in più. ti Registri la TV, il PC e il tablet. Ce l'hai solo tu, te lo vedi solo tu quando sei in giro. C'è un motivo se il 4K è ancora nel premium. A me sta cosa sconvolto, ma tipo meno del 10% a livello globale utilizza il 4K e la quasi totalità delle persone nel mondo, e eh, non dico noi o la gente in chat, ma la quasi totalità delle persone nel mondo utilizza ancora i dispositivi HD ready. Quindi a 720. Sì. A sì. me sta cosa sconvolto, però è così. Sì. Ma come? Lui, boh. ci sarebbe anche una cosa che stanno sperimentando, ragazzi. Che secondo me andrebbe a risolvere questo problema delle condivisioni: cioè, vuoi condividere sul tuo account aggiungi paghi il 25% il profilo, in più paghi. E, e, la, e le persone che lo uh. condividono con te pagano qualco, Ovviamente nel totale arriverai a pagare un po' di più rispetto a prima, ma non troppo. Sempre una cifra sostenibile. Se facessero questo, secondo me avrebbero risolto il problema. E sì, sì, loro guadagnano, le persone non si lamentano troppo e si è a posto. Però comunque, Vic, se tu dovresti pagare ehm, quello da 18 euro, facciamo che è 20 euro. Quello da 20 euro con quattro abbonamenti, ok? Con quattro profili. E tu vuoi dare i tre profili extra a tre persone diverse. Devi pagare sì. il 25% per ognuno in più. Quindi devi pagare il 65% in più. Quindi stai pagando quasi il doppio. Cioè, non so se risolvi propriamente il problema. La gente comunque penserà, io voglio uno schermo, Però sto pagando se un tu, Se tu quel doppio lo vai a dividere per 4. Comunque, non, la, cifra, la cifra ti verrà una, un 10 euro a persona, che è un po' di più, per amor di Dio, ma è una cifra sostenibile. Sì, no, okay, per ok, ok, quello, quello ok. È un aumento dei prezzi. Però, secondo me la gente, anziché pagare 5 euro, paga sì, il doppio, sono 10. però, a conti fatti, 10 euro li puoi tirare fuori per Netflix. Se ci però, tieni tanto. Se il risultato è questo, se il risultato è pagare 10 euro per avere uno schermo in 4K perché te lo dividi con gli altri, non è più semplice e diretto fare l'abbonamento modulare mm. con. Tu, abbonati a Netflix, e scegli definizione, schermi e via dicendo? Se fanno una cosa del genere, ti fanno comunque un aumento dei prezzi, quindi va a. Una cosa del genere non te la fanno gratis. Non. cioè, secondo me non esci. Un aumento dei prezzi c'è per oh. forza. È brutto. È brutto. Allora, il punto è: Netflix può fare il cazzo che vuole col suo servizio. Assolutamente Le sì. persone, le persone hanno, hanno quello che si chiama potere di acquisto. Non ti diamo più i soldi e vedi che Netflix, qualcosa lo fa, come è successo adesso. Netflix cercherà probabilmente perché loro non si fermano, eh. cioè in futuro proveranno una soluzione, ma per il momento devono rivedere, anche perché qualcuno suggerisce che il problema potesse essere la questione della, del, del tracciamento dei dispositivi che in teoria nell'Unione Europea non si potrebbe fare. Per la privacy teoricamente vai a violare la privacy quindi forse è anche per quello che l'hanno fatto il eh però nel momento in cui fai cioè non so bene loro cosa intendono però per dire quando ti fanno quando su qualche social cioè su qualche piattaforma c'è cioè, un accesso con il tuo account e di solito ti arriva un'email che ti dice c'è stato un accesso da questo IP non è che ti dice l'indirizzo di casa però ti dice magari da Milano e via dicendo eh però in teoria non mm. oh. non so non saprei dire io sapevo che poteva non, creare di No, no non, usate, non usate Netflix quando siete con le amanti, quindi... Eh, e vabbè, adesso non è che ti guardano. <ride> che pirla Sei mutato, Andrea. Sei mutato, Andrea. Le tue cazzate. Che... Ogni volta che devi dire una cazzata, ti muti e fai bene, bravo. prometti che l'account, l'email c'è la tua moglie le arriva il messaggio che hai eh, un accesso eh, da, mace... da Macedonia... Cosa a ci fai, in Beh, effettivamente poi avete, poi avete scoperto come ha fatto Shakira a capire del tradimento. Eh, ah, per è me no. è, è andata così. Eh, andata. No, 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 semplicemente sapeva che suo marito non mangiava la marmellata e a casa sua il barattolo di marmellata di giorno in giorno si svuotava. Non era vero. Ma battuta. che cazzo c'è? No, è vero, vero. vero. Ma davvero? Eh. Sì, sì, no, è vera sta storia, è vero. Eh. Ma secondo me era anche un po', paranoica, Ma pensa un po'. Un po così fissata. Ma non era successo anche tu che fa la video di Ma ragione, essere dentro, paranoica, <ride> però eh. eh. Beh, sì che c'è ragione, poverina. Ma poverina. Va bene, io, prossimo. Io, io, io. lascia perdere se <ride> la Povera. <la> <ride> povera un cazzo. Vabbè. Ma si è beccata le corda poverino. Sì. Prossimo grande argomento del giorno. Il futuro della DC presentato da mm. James Gunn. e Oddio, ho un dubbio sul nome. Peter Safran, Peter Safran esatto, sì. proprio lui, il mio grande amico. E hanno presentato totale di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 progetti tra film e serie tv. Um, che ne pensate? O volete fare un listone e li ripercorriamo tutti così? Facciamola mm. breve su sta parte. Facciamola breve, <ride> va bene. No. Così, Parliamo di robe interessanti come The Last of Us. Va bene, allora... Che, no, sto che... scherzando, se volete parlare parlate però io. Era per dire che è una cosa che mi ha un po' fatto cascare le palle. La presentazione, però, perché vogliamo. Boban spiega? Ma, non lo... Ma in realtà non lo so, perché forse perché... Uh, uh, da una parte sono molto, molto positivo perché c'è James Gunn e allora siamo... Questo è un discorso che l'abbiamo detto stradetto. Dall'altra parte sembra sempre un po' una voglia di... Tentare, ritentare, è come una relazione ormai finita. No, per tornare alla relazione, come se Piquet e sciacchiera tentassero di nuovo Eccolo di, qua, di, di nuovo. tornare. No, vabbè, salo, pensare, eh? relazione... Do, no, no eh, è come se eh, <ride> veramente fosse una relazione tra lo spettatore e la DC, dove tentare ancora di riprovare. Magari ci riescono per carità, però. A proprio la presentazione mi, mi, è saputo, mi sapeva proprio di qualcosa di già visto anche se non abbiamo visto cioè, ah, adesso vedete che oh, questa volta ci, ci siamo, eh, questa volta siamo, siamo stati bravi, eh, beh, abbiamo anche James Gunn però questa volta ci abbiamo veramente, vi faremo venire il cazzo duro poi alla fine secondo me non, sta, tutta questa presentazione non è servita a niente vediamo poi i risultati uh, più avanti l'unica pos cosa posso dire è che c'è James Gunn, eh, l'unica eh. ma eh, una persona non può cambiare tutto, ecco, non è che James Gunn si può far sdoppiare oppure si può clonare, abbiamo mille James Gunn che dirigono 5-6 team contemporaneamente, cioè James Gunn fa anche perché lui è lì controlla... nelle veste di scrittore e produttore, allo stato attuale non sa eh. se avrà tempo anche di dire e James Gunn ha dimostrato che in passato non è che è sempre stato bravo a scrivere le cose ci sono alcune cose no, che più mi... che altro a me ha dato cioè concordo perché mh, quando parlavamo di, degli annunci eccetera ero convinto che ci fossero delle sorprese, diciamo, e sì, ci sono stati dei, delle cose tipo l'authority, insomma, hanno tirato fuori una roba particolare, però poi hanno preso Swan Things, che fondamentalmente è, non mm. è andata bene la serie TV, proviamolo a film. Di nuovo Superman, di nuovo Batman, cioè, non c'è stato mm. quella cosa che mi ha fatto... Beh, Superman e Batman, diciamo, ce ne si poteva aspettare, perché per la DC serviva mm, cioè, Superman una... e Batman per un nuovo inizio, certo. però... Diciamo, per le altre cose mi aspettavo un, un qualcosa di un po' più particolare, un po' più che mi soleticasse un po' di più uh, per quanto poi mi piaccia Swamp Things a livello, a livello fumettistico, mi piace molto a me. Swamp Things, mi aspettavo qualcosa anche su freccia verde, io, ma questo è un altro discorso, sono cose mie. <ride> eh, cioè mi aspettavo qualcosa lanterne, di particolare. Verbi? Ci sono le lanterne, che anche lì doveva essere un progetto diverso. Poi l'hanno cambiato. Quindi. È stato un annuncio per raddrizzare il tiro più che farmi vedere cose nuove, cioè hanno detto ok, raddrizziamo il tiro su alcuni di questi. questi poi gli attori vecchi che potrebbero, come no, rinnovare in base alla, loro, alla mm. loro voglia. È una cosa strana, cioè, se tu vai a resettare un qualcosa con Flash, è strano che poi mi dici, ma se vogliono possono rimanere. Ma Beh, questo il progetto qual dire, è allora? Cioè... Mark, questa cosa te la devono dire perché nel 2023 tutti i film che stanno uscendo sono del precedente universo e sono dei binari morti. Se tu dici rifacciamo tutto, la gente in sala quest'anno non ci va e Warner ha quasi 70 miliardi di debiti. Devono intortarti un pochino. Poi metti che Flash è veramente il, uno dei più bei cinecomiche che abbia mai visto, come ha detto James Gunn, e a questo punto può effettivamente dare margine a qualcos'altro. Non te la senti di buttarlo via. Io capisco Però che lo loro fondamentalmente lo fai sì, solo ma... ed esclusivamente per quello perché non ha senso in un nuovo progetto a dire se vogliono possono rimanere perché vuol dire che il progetto poi non è così tanto delineato se mi dici se vogliono possono rimanere vuol dire che ancora non hai ben idea ben chiaro il ruolo che vuoi dare a quel personaggio lì o a in realtà lì. secondo me il progetto è delineato ma adesso dato che ripeto i quattro film che devono uscire quest'anno sono quattro film che hanno già girato e che sono antecedenti proprio alla, alla fusione con, con Discovery non possono danneggiare questi prodotti perché in totale gli sono venuti a costare quasi un miliardo di dollari e quindi, siccome hanno bisogno di rientrare dei soldi, ora come ora, ti hanno detto: innanzitutto, hanno messo le cose in chiaro. È la prima parte del capitolo 1, non è neanche tutto il primo capitolo. E in secondo luogo, ti hanno detto. Sì, beh, questi film resettano, però qualcuno potrebbe avere ancora un'importanza. Questo film si svolge prima. Quest'altro film e quest'altra serie arri che arriveranno poi si collegheranno tra quello che c'era prima e quello che c'era adesso. Non possono da una parte giocarsi i fan di questi personaggi, i fan dello Snyderverse che ancora ci sperano e dopo questi annunci equivoci e equivoci, continuano a sperarci. Che e dall'altra mentalmente... non bisogna no. Essere... No. No. E, e, sì, e, e dall'altra parte invece, c'è la voglia di lanciarsi veramente in qualcosa di nuovo. Però adesso hanno le mani legate, io li capisco. Al posto loro sono il primo a non essere entusiasta di questa confusione, ma al posto loro che cosa potevi fare? Cioè, non puoi dire Ok, rifacciamo tutto. Quello che arrivi in sala non conta un cazzo. Sì. Nessuno va in sala. Però allora, perché si sono giocati malissimo la carta The Rock? Si sono giocati malissimo la carta. Anche eh, l'attore che interpreta ba Superman, cioè attenzione, quelle colpa di The Rock? Eh? Quella è colpa di The Rock. Sì, è colpa ah. di Va benissimo, però secondo me potevano sedersi a un tavolo e cercare per un attimo di non creare un'interruzione un a livello di comunicazione tra The Rock o chi gestisce The Rock e Gane e, e la Warner. C'è proprio una confusione totale di comunicazione tra. Tra, tra, tra il personaggio in questione, The Rock mm. e, e Gunn e tutti quelli che erano prima a gestire tutta la situazione della DC e quelli dopo cioè questo, questo passaggio ha solamente influito negativamente per carità su Black Adam che è un film Mediocre abbastanza, non è, non è il massimo, però non è così brutto come tanti altri film della DC, cioè non è peggio tanto uh, quanto Wonder Woman, non è peggio rispetto ad altri il, film che ho visto. Il problema, della Boban, DC. è che Black Adam è costato quanto Black Panther, ma ha incassato uno sputo. E no, aveva anche so, flexato eh, il ritorno certo. di Henry Cavill, eh. Ma poi noi ci fossilizziamo sempre solo sulla DC, ma ricordiamo che hanno dovuto dare in cessione i diritti del signore Riganelli, hanno fatto fallire la saga prequel di Harry Potter Animali Fantastici. Warner, ora come ora, va forte solamente in televisione grazie a HBO. E grazie alla divisione televisiva, Ted Lass di Apple TV Plus, ma la fa Warner. Sandman è su Netflix, ma la fa Warner. Abbott Elementary che vince Emmy Golden Globes su Disney Plus. La fa Warner. Warner va bene solo sul Fronte TV. Al cinema i film che sono usciti quest'anno sono stati quasi tutti dei flop. Giusto Dune parte 1 è andato bene e poi cos'altro? Dune però della, è, della, è del 2021, Dune però è ah, del ecco, 2023 neanche, erano neanche. solo Black Adam e Don't Wallie Darling sono stati due flop clamorosi entrambi ecco. eh. ci penserò a Hogwarts Legacy a risollevarli quando eh. verranno i primi numeri ma però. sai però e oh, sai oh. qual è il <ride> fatto? <ride> Queste aziende qui sono talmente enormi che ogni divisione è quasi un'azienda a sé, quindi sicuramente porterà qualche soldo a Legacy, siamo d'accordo. Però il sì, problema sì. è che sul, cioè, Warner è un'azienda nata per il cinema ed è assurdo che sul cinema stia andando così male. Poi. Attenzione, ormai io... stanno diventando intrattenimento a, a scala sì, globale. Sì, però quindi... se, se posso dirti, secondo me, io in questi annunci ci ho visto una programmaticità rispetto a quelli del 2013. Nel senso che loro hanno, hanno un manifesto chiaro, loro dicono, noi vogliamo... Prendere le nostre punte di diamante e accostarle per a personaggi più piccoli per spingerli. Quindi hai un film di Batman, ma poi hai il film su Authority. Hai eh, la serie su Critical Commandos, la serie su Amanda Waller. Hai il, film su hai il film su Batman. Hai la serie sulle lanterne. E poi c'è Paradise Lost, che è la il prequel di Wonder Woman ambientato a Temiscira. Poi fai Booster Gold, dopo Batman, eh, quello The Bread the Bold che comunque è, è, ti mettono Damian Wayne sullo schermo, tu, uno può dire, beh, ma non è un po' troppo presto. Dipende, perché comunque, se ci fai caso, hai Superman, che è un Superman alle prime armi, Batman, che è un Batman già rodato con un figlio, e, si, e ci sta anche la Bat Family, quindi si pensa che ci sono anche i vecchi Robin, presumo. E poi hai una Supergirl, che anche lei ha le prime armi, ma è più temprata rispetto a Superman. Cioè, sono fasi della vita, lo dicevamo anche a Facilinair, diverse, che a me sembrano molto studiate, senza contare... Che secondo me è un progetto che tu lo guardi e vedi già che questi hanno le idee chiare, poi magari fallisce. però a me non sembra lo sbaraglio, o tutta fretta, come era stato per il progetto del 2013 che arrivavano alla Justice League in un lampo. Possiamo Anzi, c'è una cosa che... in più a sto giro: il fatto sì. che, almeno questo primo capitolo e quasi tutti i progetti, sceneggiatore più sceneggiatore meno, saranno fatti da 5-6 persone. Esatto. Ogni tanto ce n'è uno in più, ogni tanto ce n'è uno in meno. Questo è però positivo, avere comunque gli stessi autori coinvolti negli stessi progetti è una cosa che mette un attimino in serenità e non solo, rispetto alla Marvel loro si vogliono differenziare per una cosa interessante cioè i prodotti avranno dei rating diversi uh, Swan Thing sarà un horror quindi non sarà adatto magari ai bambini uh, Lanterns sarà una serie uh, investigativa in stile HBO true per dire, technical. così andate sì, esatto. e, e sarà, e sarà la serie esatto, sarà la serie che ehm, farà partire la macro trama, da quello che hanno detto e ed è audace cosa come cosa tanti, è audace a me spaventa, a me spaventa io, io non sono d'accordo nel costringere la gente per capire la storia e guardare le serie a me è una cosa che non eh. piace però Loki è... e che, per, per, ah perché Loki ha spiegato qualcosa non no no però no, ti, per dire ti, ti correggo Titti attenzione e le conseguenze che Loki ha avuto su Spider-Man le ha spiegate? Che mi fai un'intervista un'intervista no, no, abbiamo okay, visto il cinema? Però è per fare un esempio: cioè, al momento attuale, teoricamente, la, la fase attuale che il nemico finale sarà Kang e o il multiverso e via dicendo. Cioè, è in una serie io, se come... fossi nei Marvel Studios, avrei le palle cubiche in una scena post-credits dopo Ant-Man nel, nel fare una scena e poi dire continua in Loki. Farei una cosa del genere. Guarda, voglio vedere non se la gente fan. poi sa buona Disney Plus. Peccato Rob che abbiano già detto che in Loki. Cioè Loki prenderà una direzione. La questione di Kang non, ah, non sarà. Pare che non sarà così centrale. Nel senso che non dovrà. Ma, eh no. Perché eh, pare Loki che deve essere a parte, ragazzi. Mi hanno già detto che la statua che vede la TVA, è semplicemente perché la TVA è fondata da Kang, ma non è che ci sia. Loro hanno detto che non è che sia. Kang centrica la serie Infatti, quando ah, detto hanno serie detto così... che ci sono più varianti di Kang dentro Loki come fanno a non essere Kang centrica eh, non lo so eh, eh, oh, non io avevo letto, ho letto che, non sarà, che non sarà basata su quella roba lì vediamo eh, non so chi avrà ragione che ci possa essere Kang ci, sarà, ci può essere Kang però è, è diverso dal, dal dire che è Kang centrica ragazzi non è la stessa cosa Beh, comparire... Beh, Beh non è detto. Ma scusa, scusa. mi stai dicendo ho capito. Ma ho capito, ma, ma, ma no. Perché guarda che non è che se c'è un personaggio vuol dire che è basata su quel personaggio? Eh. No. però, che cazzo scusa vuol dire? O... Però, sì, Come hanno mostrato 50 varianti di Loki, quasi nessuna delle quali, a parte Silvia era, era, era rilevante. Era più easter egg che altro. Non so. Secondo me, Loki eh... va, 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 va vista come io, per, per me. Io l'ho percepito la prima stagione come un mondo a sé, cioè nel senso, mm. una cosa a sé indipendente da al di fuori dello spazio e del tempo. Meno influisce mm. sui film e su tutto ciò che viene fatto. Per me, almeno per me spettatore, meglio. Meglio, eh. mm. ok. Oh. E dato che abbiamo tirato fuori questo confronto di cose, per quanto ovviamente sia una cosa prematura e un po' insensata da chiedere, però tentiamo. Vi sentite di dare un po' più fiducia alla, a quel che può essere il futuro della DC presentato in questo modo? O per ora comunque ancora, secondo voi, la Marvel? È troppo presto. Quello troppo... sì assolutamente prematura come roba. Allora, a me è piaciuta la dichiarazione che ha fatto James Gunn perché tra le righe ha attaccato tanto i Marvel Studios quanto la precedente gestione di sì. Dicendo che, ad esempio, la prima cosa che ha detto è: è normale che adesso ci sia una fatica del genere supereroistico al cinema. Quando Kevin Feige due giorni prima ha detto: Non esiste questa cosa, la gente non si stancherà mai. E ha detto anche: queste sono parole che mi hanno colpito. Noi dobbiamo iniziare a produrre un film solo quando la sceneggiatura è pronta, non iniziare a mettere un film in cantiere e poi fare numerosi reshoot per rendere complicata anche la gestione degli effetti visivi. Sono, è come se tra le righe, senza che nessuno gli avesse chiesto, avesse risposto a tutte le critiche che l'industria ha sollevato nei precedenti mesi. Quindi c'è la volontà di fare qualcosa di diverso. Anche lì dirigerai il film di Superman che stai scrivendo non lo so, da una parte mh, vorrei perché potrei lanciare con il botto questo universo concentrandomi su un singolo film ma se mi concentrassi solo su un singolo film non potrei seguire poi come produttore tutti gli altri progetti del capitolo 1 e qual è la cosa più giusta per i fan? a me piace una persona che si interroga anziché nascondere il marcio sotto il tappeto e non è un, una colpa di Kevin Feige nei Marvel Studios la Disney è sempre stata così, ogni volta che c'è un fallimento si nasconde sotto il tappeto e non se ne parla ogni volta che un prodotto non funziona Funziona o che un progetto non va, ci si limita a dire abbiamo imparato da quello che è successo, nel bene o nel male. Non c'è mai una missione del a, qui abbiamo toppato, qui qualcosa non funziona, qua abbiamo sbagliato. E alla luce di questa fase 4, qualcosina, secondo me, un mia colpa, andava fatto. Eh, però c'è un problema, Rob. Quale? È che nel senso lui ha detto questa cosa, ma nella stessa conferenza stampa ha detto che lui ha scritto metà della sceneggiatura di Superman. E infatti il film la, non ha iniziato la produzione. Io sono convinto che non lo vedremo nel 2025. Anch'io, io sono convintissimo di questa cosa. Anche Dite loro, che come che li fai a ha flexato? Non è... sì, co come no. fai ah. a flexato al Comic-Con quelle date e poi non erano realistiche mai nella vita? Anche queste non lo sono. Non puoi in un anno e mezzo barra due, eh, fare un film senza reshoot, eh, produzioni, effetti visivi quando non hai neanche aperto i casting. È, è palese che siano delle date staffetta, non ci sono. Comunque nel 2025 avrò 37 anni e questa cosa mi spaventa moltissimo. Se ci arrivi. E nel 2028… Madonna! <ride> Mamma allora, mia, allora, ragazzi! io, io mi, to mi, tocco, mi tocco a pelle, scusa, guarda, tolgo anche Ma... il guanto, mi tocco a pelle. Eccolo lì, okay. ecco. eccoci qua. Perché non si sa mai. Ma perché hai, hai il classico guanto che mettono le persone che non hanno tipo due dita presente? Eh, eh perché dito, Beh, no, come è come la... Tommy, Tommy come Tommy No, per quando disegno, per quando la disegno. <ride> sulla quando tavoletta, ah, ok, perché, perché il sudore non vada, vabbè. Questa roba. Ah, giusto, giusto, giusto. Ah, Anche per senso. masturbarmi, se volevi saperlo, ah, ah, sì ottimo. Comodo sì, sì, ne sì, prendo 10. Sì. Perché, perché non devo, perché ho un'aderenza molto più sull'asta. Capito? Una ah, roba... pensa pensavo che con queste tre ti tenevi il cazzo e le altre due no. Non ah, potevo aspettare, si sarebbe parlato di sesso sì, eccoci fatto prima. Esatto. Eccoci qua. Rimanendo nel tema di sì, che, che pensate invece della gestione degli Ellsword? Che al momento attuale dovrebbero essere quelli di Joker, di Batman e poi ci sono anche le serie TV al momento attuale che per ora sono Teen Titans Go, Harley Quinn, Superman e Lois e i Gotham Knights. E inoltre, S secondo me, ho... che, che è giusto che rimangano gli Ellsword. Io ho ricevuto no, no, un di sì. diceva Beh, ma perché non hanno messo quel Batman allora dentro? Perché oh. non aveva già senso andare ad unire quel Joker e quel Batman. Ed è giusto che rimangano a parte e finiscono il loro ciclo a parte. Quindi, per me, hanno fatto stra bene a, a lasciarli separati, e non poi si a possono tenersi una porta aperta anche per un possibile evento crossover, metti caso, che non lo vorranno mai fare. Poi però. È comunque un'idea avere un mondo, una terra che tu volendo, un po' come ha fatto con l'Arverse, poi lì in infilandoci dentro qualsiasi cosa, perché vabbè, comunque un altro tipo di prodotto. Però è bene che ci sia magari anche una terra che lasci lì perché chissà, magari un giorno se vuoi fare, se hai un'idea di un crossover, di un. Di, di un qualcosa del genere, hai comunque quella terra lì che puoi usare a tuo favore. Anche per andare ad aggiustare magari parti di trama che possono sfuggirti. Che capita spesso che, soprattutto quando ci sono di mezzo multiverso o cose del genere, che magari vanno a toppare in alcuni punti. Se hai una terra di ripiego, tra virgolette, o comunque qualcosa che puoi usare per aiutarti nel toppare degli errori, secondo me, è bene che lo facciano. Non che deve essere una scusa per scrivere poi male determinate cose, però diciamo che se ce l'hai, hai un piano B, hai un qualcosa su cui appoggiarti in caso. Dovesse andare male qualcosa. Tanto, io ve lo ripeto qua. Secret Wars servirà a far tornare Iron Man. E anche un possibile Capitan America. Po da, Perché sì, secondo sì. me, non mi, mi sembra che l'avevo fatto già qua sto discorso. Sì, di sì. La cosa di cui si sono resi conto è che non possono stare senza gli eroi principali, eh. molto banalmente. Quindi eh. sarà un altro attore, sarà quello che volete. Ma Iron Man, in qualche maniera mm. e cap, ce li devono ricacciare dentro. Però attenzione! Eh. Iron ah, in Man poi però. Attenzione, Iron sì, Man però è, per, è, per quanto a me piace assieme come cap anche dalla c'è un sacco di roba figa però sul pubblico per ora, per ora ha fatto cacca. Ma che allora, poi secondo eh, me tornerà a po'. Vediamo, Chris, vediamo ehm. adesso con Capitan America eh, 4 ah. come r andrà. Ragazzi ma scusami, ma Iron è, Man è un rischio. Sulle... Uh, se non sono gli stessi attori, che cazzo gliene frega un cazzo? Adesso, Man, la gente cioè. non vuole quegli no, eroi. No, ma infatti, secondo me no, tornerà Chris Evans quelli quelli come Captain America. Ma Chris Chris secondo, sì. secondo me è fattibile. Chris Evans R Robert Dow Jr. lo dubito, cioè già ha 60 anni. Che oh, attualmente, è si momento, è completamente eh. dissociato da, 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 dai Marvel Studios. Però, uh, vedremo. Beh, anche Tobey Maguire si era dissociato da Spider-Man. Mi piacerebbe tornare ma a indossare la tutina mentre si asciuga. Tipo. A Toby McGuire c'è da dire che ha avuto un altro tipo di carriera, un po' per eh. colpa sua, un po' non per colpa sua. Cioè, eh, ecco, parlo, c è c è infatti, no, 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 senti, no, no, no non se non sei voglio sembra arrabbiato no. quando parla di Toby. No, come mai cioè, questo, no, c è c è subito? Astio. È scattato. No, no. Però diciamo che Robert Downey Jr. È, si è allontanato di Marvel Studios perché aveva tanti progetti in cui. Mh, voleva fare, voleva farcela per i fatti suoi, no? invece, non valeva lui, un cazzo perché non è, è andato, fatto... non è andato benissimo mm. questo lavoro. Attenzione, lui però. ha capito infatti che anziché recitare preferisce produrre, cioè, dopo il suo ruolo come Iron Man, quasi tutti i ruoli che ha avuto sono stati dei flop. Adesso c'è Oppenheimer, sì. che si spera gli vada bene, ma dato che c'è dietro Nolan, secondo me, bene ci andrà, però allo stesso tempo. Lui ha detto che adesso preferisce produrre, fare il produttore. Eh sì. Sta imparando mm. questo. Si Lui ha fatto di... quella serie su Netflix sui bambini animali. Tooth. Eh, esatto. A me quella c'era tantissimo, dolcissima. E anche per Rimerso sui CPO. E sono andate e beh, entrambe molto bene. Esatto. Dipende anche. Io non, io non sono così dell'idea che in Oppenheimer avrà sto ruolo immenso. Eh. No, anche secondo sì, me. Sì, no, no, Penso che intendesse più che non farà parte di un progetto fallimentare. Cioè, nel senso, non eh, sì, essendo sì, un film sì, sì, di Nolan, di Nolan potevo fare la, la comparsa in No Way Home eh. e dire raga ho fatto un film di successo da sì, beh, sì. Tecnic <ride> tecnicamente il film è di successo anche se tu non hai fatto niente per renderlo tale magari però il più grande incasso nel resto nella storia della carriera di Vin Diesel è quello in cui lui dice solamente io sono brutto certo, certo. certo. <ride> eh, sì. tra l'altro l'hai tirato fuori te Rob um, siete in attesa sì, sì. del trailer di Fast X no io Beh. so che ogni volta che guardo il poster in quel crocifisso ride istericamente. Non riesco a, a prenderlo sul serio. Sembra ma Gomorra Gomorra 5 ma che, che cazzo, poi... col, col crocifisso. Sembra. sembra no, ma un... ce l'ha sempre avuto, no, però è vero, sì. eh. ah, poi sì, scusate, però, ragazzi, sì. ma questi qua hanno, hanno cannato l'idea di marketing geniale perché se il crocifisso lo mettevano in diagonale, era X, è... è vero, era X. ma Fast X questi qua oh. hanno spiegato. <ride> Tra l'altro, eh. cioè, è l'inizio della fine, ricordiamoci. È l'inizio della fine, perché ci ci sarà l'11. No? Sì, sì, sì. No, no, ricordiamoci le cose come sì. stanno bene. Perché Vin Diesel e ha Vin detto che parti. con Fast and Furious 11 finisce la fase 1 di Fast and Furious e poi è il tempo di una nuova generazione. Ha detto così? Sì, sì, sì. sì. ma ha detto anni Eccoci fa. Qua. Perfetto. Voleranno le macchine. Tipo. Io allora, sto ancora aspettando di eh. recuperarmi. Io sto... No, sono già andati nello spazio. No, no, quello era solo nell'atmosfera. Qua loro parlavano proprio di andare nello spazio che bello ah, l'avevano detto, detto James Wan cioè, vogliono, tipo, copiare, vogliono copiare Sharknado praticamente <ride> entra ah, qualcosa di strano eh, quando escono eh, sono tra i film cioè entrano sempre ne, nella classifica meno della top 20 dei film che hanno incassato più una strada del cinema quindi, eh. e pensate che spetto... non ironicamente per qualcosa come 6 ore eh, qualcuno ha parlato seriamente di un crossover tra Jurassic World e Fast and Furious sì Davvero, ma c'è già arca con Vin Diesel, sì. non capisco perché. Mamma per mia, per sei ore è stata una cosa detto, che hanno veramente vedere. valutato, eh? Ma dentro Universo allora lo fanno, sì sì. Sì, 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 sì. Poi non se ne è fatto più niente, ovviamente, Grazie però a Dio. è stata presa sul serio per qualcosa come 5-6 ore, eh? Ma il peccato è come cos'era? Mm. Cos mm. Jump Street con uh, Men in Black, Sì, sì, esatto. mamma, bellissimo. Quello era eh, in pre-produzione, addirittura sarebbe bello. Che, che ci infilassero anche i Transformers sarebbe tipo... Eh, ma lui è passato perché... è parabento, capito? Chi se ne frega, però sarebbe bello lo stesso. Se ci metto ma anche Maverick siamo al top. A quel punto mancherebbero solo i viaggi nel tempo, in effetti, quindi avrebbe anche senso... <ride> eh beh, eh, hanno fatto tutto. Io aspetto la serie TV su Tokyo Drift. Mamma mia. Eh, che bomba. Okay, ricordiamo no il più eh, bello eh, tutta lì. la saga <ride> di Fast and Furious, è quello il migliore, il più bello proprio. Ma no, ma boh, ma sai cos'è il fatto? Il fatto è che ormai sono diventati un po' dei meme. Quindi addirittura nell'ultimo c'erano loro che discutevano sul fatto che forse erano dei supereroi e non lo sapevano. Perché giustamente dicevano, facciamo perché delle salvano roba ma facciamo il mondo loro, sì. Ma non è che salvano il mondo, ah, è che fanno cose da no, supereroi, che, no. eh, che non morivano esatto, mai, e quindi sì. è, è vero. Sì, esatto, che non è che siamo tipo immortali, abbiamo i poteri. Giustamente, cioè, fa anche ridere che anche loro a un certo punto ci scherzano sopra, perché alla fine gli ultimi Fast and Furious, gli ultimi 5-6, sono dei cine comic. Sì, con persone voglio. che non sanno di avere i poteri, ma è quello esatto. Roba. Ragazzi, alla Fast and Furious <ride> ha preso la deriva a cazzare al 100% nel <ride> momento in cui vedi The Rock che ha il braccio rotto dopo una settimana. Che fa tipo così, tipo dal lo 6. A me era Fast and Furious Sandro 6 sì, sì. Lì poi ha detto buttiamolo più in cacciata che possiamo. No, no, quel, credo che, no Diesel... quello lì era il 7 addirittura, quello di James Wan. Del, secondo, del me, secondo me, uh, Vin Diesel si prende maledettamente sul serio. Invece Fast... lui, torni. sì, tutti gli altri no. Secondo me, Vin Diesel ci crede sul serio. Secondo me lui? lui si crede veramente Toretto, si, ve si sveglia la mattina. Io, io sono Toretto, non sono Toretto. Ma <ride> io, io mi ricordo, mi ricordo che nel, nell'ultimo c'era questo background di cui non si era mai parlato: del fratello, del, cioè quella roba lì che dici. Ma non, perché non avete mai parlato una volta in tutta. Eh, ma tipo, lo dicevo l'altro giorno ad Andrea: adesso eh, Jason Momoa, che è dentro a Fast and Furious 6, interpreterà il fratello del cattivo di Fast and Furious 5. Era quello a cui rubavano sì, ma, la cassaforte ma, a Rim. Ma guarda che nell'ultimo hanno fatto tornare Anna, che è un personaggio che sì. era morto da Mo. Era torna, è tornato con una... Torna Galgado? Sì, 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 ma è una roba di una stupidità veramente... Sì, però, cioè, Marco... Te... possono fare quel che vogliono. È inutile però, star ma, lì... Scusami, eh. uh, uh, Tiziano, tu uh, sei figlio unico? Sì. Ah, ok, boh, sbagliato. Uh, chi è che qua ha dei fratelli? <ride> tipo, sorelle, Io, cioè, sorella, sorella, cioè, tipo, sorella? Sorella, sorella, sorella. C'è cioè, tipo roba, hai mai parlato di tuo fratello? No, io eh eh allora, sì, io, Scusate, io, sorella, io di se mia sorella sì, però a... non è capitato di mia sorella, eh. sì. vedi? Non avevo... Chi sei, quindi hai risolto il problema. Ho, ca ho, 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 anche ho, ca parlato. ho capito, ma capisci che tu, cioè, Rob va in live e non dice magari i cazzi suoi della sua famiglia, ma tu quando guardi un film vedi, cioè, loro non sanno sì, di essere osservati, per <ride> sì, so. però è divertente il fatto che io all'unica persona che è figlio unico, ho beccato proprio <ride> beccato Tiziano, o magari è un fratello, ma non se ne <ride> vuole parlare. Ah, è vero, è, è quasi, vero. Sì. E poi lo svela. Tanti cazzi di tu hai, esatto. ci cioè sarà il plot vai. twist finale: plot twist, plot twist finale esatto. Prossimo argomentone di quest'oggi The Last of Us oh, uh, è, uh, è, The no. Last of Us Possiamo, come al solito, parlare con spoiler dell'episodio 3. Senza spoiler dell'episodio 4 che è uscito oggi. Non so quanti ve l'abbiano già visto. Io non l'ho ancora visto. Vic, l'ha visto, Rob l'ha visto. Ricordiamo che l'episodio 5 non va in onda domenica perché c'è il Super Bowl, ma va in onda venerdì. È curiosa questa cosa perché il Super Bowl lo temono, mentre Oscar... gli Oscar no, <ride> io, gli Oscar dovrebbero avere paura di The Last of Use. Esatto. Eh, è, è questa la cosa: io avrei fatto il Super Bowl al giorno degli Oscar. Tipo, sarebbe stato, più... Vero. No. sarebbe stato perfetto. Io vorrei cominciare Rob. Che um, ci siamo persi nelle scorse settimane. Ah, ok. Eh, vabbè.

Sta piacendo assolutamente tantissimo e, da giocatore. Ci sono delle scene che ho trovato comunque emotive, anche se sapevo già che cosa sarebbe accaduto. E ci sono stati momenti in cui non avrei neanche voluto giocare il gioco per godermele di più. Altre scene invece me le sto godendo dieci volte tanto perché la destinazione è la stessa, ma mi cambiano tutto il viaggio. E questo me lo rende un qualcosa di ancora più figo anche perché tutte le cose aggiunte io non le leggo come filo riempitivi come tanti hanno fatto, ma come una director's cut. Ho proprio la percezione che quelle cose fossero da sempre nella sceneggiatura e che fossero state rimosse perché un conto è il gaming che è un contenuto attivo e che richiede al player una partecipazione, di conseguenza ci sono più sessioni di gameplay che cazzine filmati. È un conto invece, è una visione cinematografica o televisiva che è più passiva e di conseguenza si concentra sullo storytelling. Ma è assolutamente così, dirlo... Rob. Perché pure Neil Druckmann ah. disse ah, okay. che nella... non ha specificato quali cose, però ha detto nella serie. Abbiamo messo delle cose che io volevo originariamente fare nel videogioco, ma che ai sì, tempi sì, abbiamo dovuto dici. tagliare. Quindi, sicuramente ci sono delle cose eh, uh, che hanno questa okay. cosa qua per dire la roba del della la mente alveare che controlla, cioè che comunica con tutti i gli zombie. Gli infetti è probabilmente perché a livello di gameplay, se tu sparavi a un infetto, ti dovevano arrivare. Orda, orde di, di infetti e diventava boh, un gioco e di ammazza... diventava. e diventava dei sgonucci di 10.000 zombie mm -hmm. quindi andava un po' a rompere, secondo me, il gameplay che è della Stovas quindi penso esatto. immagino che quella sia una delle cose che hanno fatto fuori. E qua hanno detto vabbè, rende mm -hmm. perché qua invece il gameplay è di andare in giro e ammazzare ogni volta uno zombetto mm -hmm. nell'angolino è un po' così. Vai la terza puntata è la mia preferita. Se ne può parlare con spoiler? O... Sì, sì, completamente con spoiler. Okay, la terza, perfetto, è la mia preferita perché. Sostanzialmente mi ha completamente colto impreparato. Prende forse maggiormente le distanze dal gioco perché, nel gioco, Bill è, ehm, è quello che è proprio perché è stato abbandonato da Frank e capisce che è. Tra virgolette, è stata una benedizione questo abbandono, questa solitudine, perché gli ha permesso di concentrarsi su se stesso e di conseguenza di sopravvivere, mentre qua ti dice l'esatto opposto, che dopo una vita che ti sei guardato le spalle e hai condiviso una, un pezzo della tua vita con qualcun altro, finalmente assecondando anche una parte di te che hai sempre dovuto nascondere per vergogna, per problemi, questa cosa non viene esplicata. Non ha più senso continuarsi a limitare ad esistere, perché non è neanche più vita senza la persona che invece ti ha fatto vivere come si deve, ti ha fatto assaporare la vita in ogni momento per la prima volta. Ho apprezzato anche il fatto che fosse culturalmente importante e impattante. Perché siamo abituati a vedere storyline gay in televisione, ma sempre solo con ragazzini o con manzi, vedere degli uomini comuni di una certa età, Belloni. con una fisicità comune, eh, persone che si vergognassero. <ride> Di, di baciarsi, che si vergognassero anche solo di mostrare il proprio corpo e l'hanno mostrato senza volgarità, con una tenerezza e una delicatezza incredibili, con molta intelligenza. Per alcune persone sembra che la cosa sia decollata troppo velocemente. Per quanto mi riguarda, io l'ho ricollegato alla solitudine, al bisogno finalmente di avere un contatto fisico, eh, di potersi mettere a nudo senza vergognarsi, perché sono bastate davvero poche cose. Ciao Mattia. Pochissimi Ciao. stratagemmi da un punto di vista narrativo, da un punto di vista musicale, eh, per far funzionare le cose. È una puntata un po' furba e paracula per far leva sulle sull'emotività del pubblico? Assolutamente sì, ma ad avere un'esecuzione così, quando si vuole essere paraculi, io ci metterei anche volentieri la firma per quanto mi, mi riguarda. Eh, posso capire che ad alcuni abbia infastidito anche perché l'azione è stata messa in stand-by eh, ed era la prima volta che effettivamente. Mh, proprio per quello che era successo nel secondo episodio, la coppia di protagonisti aveva la possibilità di passare del tempo da soli, di poter essere finalmente esplorata perché, al di là dei trailer e dei poster e dei, dei banner nella campagna marketing, il pubblico che veniva a digiuno dal videogame non aveva mai avuto modo di vedere Joel e Dally da soli. Eh, a tutti quelli che comunque sono rimasti delusi dalla puntata della scorsa settimana, penso che verrà dato tutto quello che aspettavano in quella di questa. Per quanto mi riguarda, comunque ottima la recitazione degli interpreti e dei protagonisti. Io li vedo già candidati, se non tutti e due, almeno Offerman, lo vedo già candidato ai Golden Globes come miglior mh, attore non protagonista nella serie. Anche ieri. Sì, sì, ma ci, ci mancherebbe. Mi è piaciuto il fatto che si siano presi del tempo per far respirare meglio alcune scene mi è dispiaciuto invece che ci fossero delle cose un attimino cattivelle all'interno della puntata che avrebbero potuto approfondire ed esplorare meglio come per l'appunto il fatto che il personaggio di, di Bill fosse stato scritto come un uh, destroide cospirazionista convinto ad essere a manca e Frank invece era an agli antipodi mi sarebbe piaciuto vedere qualche confronto in più mi sarebbe piaciuto vedere qualche astio in più però mi rendo conto che il minuto. <ride> Fosse quello che era, c'è una lunghissima intervista in un podcast che è stato fatto proprio da HBO in cui spiegano che il montaggio finale era di quasi tre ore. Sperano di poterlo rilasciare all'interno dell'edizione un video. E io sarei curioso perché tanti, degli, tanti aspetti della loro relazione non sono stati potuti esplorare per via dello scarso screen time. Detto ciò, sta andando molto bene. Secondo me, mh, è una delle migliori serie fatte da HBO. E allo stesso tempo, è anche il miglior adattamento televisivo live action ispirato a un videogioco. È oh. vero che potrebbe diventare lo standard per tutti gli altri progetti che arrivano poi, però, secondo me devono imparare a fare una cosa, non tanto a dare la qualità HBO, perché è vero che il team creativo è HBO, ma io ho scoperto un'altra cosa che mi sfuggiva, che lo show è stato completamente subvenzionato da PlayStation Studios e la CGI è stata completamente curata non da HBO, quindi non dallo stesso team che ha ho fatto House of the Dragon, Game of Thrones, Watchmen, ma proprio PlayStation e le location sono splendide. È proprio quindi... una clausola dei PlayStation Studios. Esattamente. Quindi, non importa la piattaforma, ma loro vogliono il controllo del progetto. Il contro ecco, io questa cosa non la sapevo. Mi è piaciuta tantissimo questo sodalizio. Spero che sia esso un film, una serie animata, una serie live action, da qui in avanti capiscano che sia indispensabile implementare nel Team Creativo qualcuno che ha lavorato al gioco. Perché lo ripeto, la grande differenza tra videogame e eh, adattamento live action animato sta proprio a passare dalla partecipazione attiva del player che è parte delle vicende alla partecipazione passiva in quanto spettatore dato che creare un gioco ti implica approcciarti allo storytelling in un determinato modo alla regia, al montaggio e serve qualcuno che ti guidi spiegandoti la differenza nel passaggio da un media all'altro spero che in futuro tanto tv e cinema e tanto videogiochi da, da, dall'altra parte collaborano sempre di più sul capire come fare questa cosa che in passato non si è mai fatta prima eh, se, in maniera così omogenea. Quindi spero veramente tanto che a prescindere dagli studios che arriveranno poi dalle altre case di produzione si decida di chiamare in giochi creativi di spiegargli come adattare qualcosa che si è fatto in un videogame all'interno di un medium televisivo cinematografico. Se ce la fanno, tanta roba. Eh, mi inchino sempre ai discorsi di Rob. Sì. Puoi rispondere, Mattia Mattioschi è appena arrivato, che so che non è tra i fan di questo no. episodio. Sei mutato. Non ti sentiamo. Sei mutato, sentiamo. Eh? è comunque una bella puntata. <ride> che faccio? Ah, è una bella che... puntata. Okay. È una bella puntata. Secondo me è la peggiore delle tre. Però, per mm. due motivi, vado solo Vai, vai. Il primo è che da non videogiocatore, quindi da non conoscitore della trama, vedere già alla terza puntata la possibilità di poter vivere bene nel contesto dell'apocalisse mi fa un po' strano, e poi, veramente troppo melassosa, didascalica mi sono venute le carie. Non ho pianto, francamente, mm. anzi, ho avuto bisogno di, <ride> di controllare la glicemia. Preferisco storie più visive che verbali, preferisco una regia che si concentri sui dettagli e non sui dialoghi. L'innamoramento tra i due l'ho trovato troppo frettoloso e poco credibile. La mia scena preferita è quella delle Fragole, perché paradossalmente è un momento molto intimo, eh, dove molto in un dialogo credibile capisci tante cose, capisci chi stanno collaborando che quel piccolo orticello per loro simboleggia la crescita del loro rapporto anche il tentativo di tornare a una civiltà la quarta non l'ho vista eh, sto parlando delle prime sì, sì, no. che sto leggendo la chat eh, però boh, un po' strano ripeto alla terza puntata di una serie post apocalittica che finora era stata molto cruenta nella prima puntata muore un bambino lo ammazzano per evitare il rischio dell'infezione Forse è fatto apposta, eh, Mattia, se ci pensi. Eh, però mi un po'. cioè, per mio gusto... Ho capito la lettura Non è Ho capito... Fanno comunque vedere... Fanno... sottointendono che comunque no, sono state dirlo. fucilate una mamma e un bambino assieme in questa posizione. Sì, sì, ma questi sì, sì. due comunque hanno passato vent'anni magnifici. Magnifici. Sì. Hanno sì. avuto una nottata negativa con l'assalto. Dei banditi e quello che si è preso un proiettile, in vent'anni hanno avuto quella notata lì. Per quanto ci è stato mostrato, perché poi eh. tanti mi hanno detto, ma dovevano farteli vedere gli altri attacchi. Vedere, no, suggerirli sì. Ci sono però frase... c'è il montaggio, c'è la regia, c'è il cinema o la serialità in questo caso. Non ho bisogno di vedere 20 attacchi. Se loro mi parlano e mi dicono, cavolo, anche ieri sera però le difese stanno crollando, da un momento all'altro potrebbero penetrare, dobbiamo contattare Joel. Sì, sì, dopo lo facciamo, a posto. Non c'è nulla di tutto questo. È una storia sicuramente bella, ma raccontata in un modo che ho trovato un po' stucchevole. La sento equiparare i primi dieci minuti di app. Nei primi dieci minuti di app non c'è un dialogo neanche a pagarlo e finisce male, ragazzi. Loro hanno un sogno che non riescono a portare a termine e lui rimane da solo con lei morta. Qui c'è la morte in sottofondo, ma muoiono felici e insieme, e qual è il problema? In un mondo di merda, eh, cioè eh, è una, una cosa, cosa bella. Realtà, ma me stupisce, a me stupisce merda, in realtà, più però, una cosa però, del però, cosa del però forza. Ma invece di ti, fa che, ti fa capire che c'è ancora gente che riesce a innamorarsi eh. e a vivere tranquilla. Alla tranquillo, terza cioè. puntata, però, no, infatti, Mattia ora. Io non voglio parlare del gioco perché non, non, non dobbiamo parlare del gioco. La serie è la serie, ok? Però i, il mondo che viene presentato, la cattiveria dei, dei primi due episodi è troppo estrema. Se avessero pigiato sull'acceleratore cattiveria, 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 per quello che verrà dopo, cattiveria, cattiveria, io non voglio per quelli che. Però, ragazzi, è un post apocalittico cattivo, i personaggi anche da, da quello che stiamo vedendo anche Joel da un passato un po' scuro l'ha detto anche Tess nel secondo episodio per quello che abbiamo fatto uh, le cose tremende che abbiamo fatto sono persone cattive okay? che hanno fatto delle cose orribili se c'è un piccolo ecosistema creato da due persone che si sono innamorate, che fossero stati anche un uomo e una donna attenzione, a me, avrebbe... ah, me quello non interessa a me quello non interessa, a me io cerco neanche di pigiare troppo sull'acceleratore, sul fatto di dire, ah, ma vabbè, il simbolo di... Va benissimo, per, tut... per, per l'immaginario generale de della cultura pop, questo, è un episodio, questo episodio, questo mini film è fondamentale. Questo piccolo ecosistema, ok? Per l'immaginario generale della cultura pop, per l'intrattenimento. Ma per la serie in sé invece è, è fortissimo proprio perché sembra quasi che ti dica, ok, viviti anche tu, spettatore, questo bellissimo momento, vivitelo. Ok? Ti, ti, ti prepara è come se fosse la quiete prima della tempesta. Finisce male, ma in realtà cioè, finisce male per i personaggi perché sappiamo come va a finire. Ma in realtà è, è, un, è un finale amaro positivo. Ok? Per sì. questi muoiono tutte e due eh, innamorati e, e, e cambiando delle cose del videogioco. Sti cazzi, però è, è secondo me anche una, una sfida nel, nei confronti dello spettatore. Abituati. In questo quest un'ora e mezza, secondo me, è un po' tro troppo lunga la puntata, un po' troppo paraculo. Perché tu non puoi far durare 40 minuti gli altri episodi. Va bene? L'episodio pilota perché l'episodio pilota. Ma il secondo episodio 40 minuti, terzo episodio, un'ora e mezza, un'ora e venti minuti. E il terzo episodio di nuovo 40 minuti. Se gli altri episodi sono di nuovo 40 minuti, un po' mi starebbe sul cazzo. Ecco, questa cosa mi. mi in realtà, il secondo durava tipo 53 minuti, eh, non era anche così. Io apprezzo il fatto che ci siano i prologhi. Finora i prologhi sono state le mie parti preferite dal sapore antologico Bello. e non mi disturba il fatto che eh, ci si dedichi anche ai personaggi secondari, ma ci mancherebbe altro. Però, allo stesso tempo, sempre nella logica di chi non sa nulla, io sto cercando di affezionarmi a Joel e Delly. Alla terza puntata, già mi sposti completamente il focus. Alla fine tornano, all'inizio, alla fine li vedo. Però, nella terza puntata le do emotivo, tu mi hai proprio. Via, però è però, una perché... magnifica storia da però, però quello che succede, quello che succede, dà una spinta a Joel per uh, eh. andare avanti. Perché se non fosse stato per eh. quello, lui magari la lasciava lì. Poteva durare 20 minuti, no, guarda quello, quello... Già, già nella puntata di oggi. Secondo me, il lavoro di cementamento del rapporto è interessante. Sì. Cioè, secondo me, secondo me, secondo me l'hanno un po' Penzio. allungata la minestra. Questo è vero. Su questo, Mattia ha totalmente ragione, che l'hanno un po'. Un po' troppo sono stati un po' secondo me hanno aggiunto un po' troppe scene che secondo me poteva essere tagliato. Poi puoi mettere degli extra, eccetera, eccetera. Non perché viene mostrato tanto, secondo me si poteva anche con poco raccontare. Lo stesso va benissimo. La scena io sono super orgoglioso del fatto che finalmente degli uomini pelosi uh, si, 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 si possono amoreggiare come se io Mattioschi in questo momento amoreggiassimo perché siamo manchi, due eh, uomini pelosi virili. E, <ride> e, e però, questa cosa l'ho apprezzata tantissimo. Però c'è molto, c'è troppo a uh, pestare su sta cosa, secondo me andava anche, diciamo, non, non per forza mettere più scene di Joel e Ellie, per carità, però secondo me potevi, potevi un pochino chiuderla meglio senza allungare troppo, però secondo me l'episodio è fondamentale per, anche per, i, per la serie, perché secondo me questo piccolo ecosistema che si sono creati, secondo me rassicura un po' lo spettatore per tutto ciò tutto ciò che c'è stato prima e per tutto ciò che verrà dopo. Io adoro. non volevo essere rassicurato <ride> Io, <ride> vabbè, io vi dico discorso. io l'ho trovata, trovata perfetta anche come durata, vi dico la verità per me non è stata neanche troppo melenza, seppur mh, per carità è una puntata che è molto dolce, ti fa vedere, è comunque una storia d'amore per cui per ovvi motivi deve essere dolce, amorevole però in realtà ho trovato un sacco di cose proprio anche dal punto di vista della sopravvivenza cioè io sono un amante dei survival in generale ti fanno vedere un uomo che Sistema delle trappole, ha un armamentario, va a prendere degli fornimenti, sta attento comunque per quanto sia stato uno, e eh, sì sono d'accordo con, con Mattioschi che potevano anche col, col, la, col parlato dirmi che ci sono stati altri attacchi da altre bande, però comunque anche se è stato uno ti hanno fatto vedere i pericoli di un'apocalisse di, un di questo tipo, dell'uomo che comunque vuole prendere tutto e non si fa problemi davanti a niente, cioè andava lì, gli sparava tranquillamente tutti e due, gli rubava tutto, sì. cioè... Ci sono anche questi aspetti della sopravvivenza, l'orto, farsi le cose da soli, cioè tutte robe che riguardano il survival che è, sono cose bellissime in realtà, che è vero, sicuramente spezza tra virgolette da Joel ed Ellie che sono stati lasciati un po' al eh, diciamo a, a camminare come diceva la prima roba a camminare un po' per i fatti loro come succedeva spesso nei videogiochi, quindi ti hanno fatto assaggiare quello che alcuni momenti che nei videogiochi ci sono, ma ti hanno fatto vedere una grande fetta della sopravvivenza e del survival, cioè questo, ok, lui per carità era molto eh, preventivo, aveva già delle trappole. Era una persona molto eh, paranoica. Pronto già, alla prima ti ha fatto vedere, ripeto. Sì, però ti hanno fatto vedere dei rifornimenti, delle. C'è cioè delle Però cose a me che non una sopravvivenza facilissima Dopo vent'anni questi mangiano il coniglio gourmet. Dopo vent'anni di apocalisse sono lì a mangiare il coniglio. Eh, ma perché ma... sono diventati autosufficienti? Se, cioè, cioè, ti, ti fa vedere con... che. Diventato... Ma tutto ti fa bene. vedere che, tra l'altro, lui aveva dei, dei, dei precedenti in cui già si preparava una cosa del genere. Era uno di quelli ma... che diceva. Sì, era, era un, un complottista. E... E... Cioè, cioè, per me mondiale tutto in linea con il comportamento che ha sempre avuto Bill. Sul fatto che fosse troppo veloce tra di loro, come diceva Robby, la penso nello stesso modo. Sono due persone che si sono trovate da subito anche per necessità in un contesto del genere. Chiaramente, se si fossero stati sulle balle o oh, e Frank fosse stato un demente, dubito che sarebbe andata così. Ma, ma per come ma te lo fanno vedere, Frank è un uomo molto alla mano, molto dolce. Tant'è mm. vero che ti fanno vedere anche la, la loro diversità eh, nel, nel ricevere Tess e Joel. Uno molto omone che in realtà vuole stare per i fatti suoi, invece, Frank, che vuole fare vuole chiacchierare, Amicizia. vuole avere degli amici, vuole sistemare anche la via con dei colori particolari, ti fanno vedere anche la loro diversità da questo punto di vista, e però, nonostante la loro diversità, sono comunque due caratteri che potevano. Potrebbero... E un po' gli opposti si attraggono. Sì, sì. E eh, quindi poi non è solo quella, secondo me c'è stato un approfondimento da, da questo punto di vista. Secondo me non è solo quello, per me non è che è veloce, perché bisogna anche mettersi un attimino nei panni, cioè, mh, questi que, que, allora, quest erano quattro anni dell'Apocalisse. Quello là era lì che vagava e magari non era un po' che comunque non trovava una persona che potesse piacere. Non mangiava da due giorni, è, è, ha detto quando era. Tra l'altro, peraltro, quel uh, Bill è un uomo, comunque, di mezza età, ma anche un po' più di mezza, che di mezza età, che non ha mai potuto esprimersi da un punto di vista romantico e sessuale. Anzi, l'unica volta in cui ha fatto sesso era con una, una donna. Ma lui è sempre amici. stato gay. A a me, però, tra l'altro, a me quella cosa lì sembrava un po' di scusa, cioè, quando l'ha detto l'ho vista un po' come per dire lo dico per far sembrare che non ho fatto niente nella vita, mi, non mi sembrava così convinto eh, che co questa donna cosa? ci fosse stata effettivamente sai cosa? No, il fatto me... che, eh, lui, lui è il classico stereotipo del conservatore sì, sì, eh, sì, che sì. crede nel possesso di armi e solitamente sono anche omofobe quella, quella tipologia di persona sono, tendono ad essere è, come è se uno dovesse, stereotipo è come se eh, per cioè. il pubblico è una doveva una nascondere. sorta di sovracompenso, eh. esatto quindi tu immaginati questo qua che non ha mai potuto Fare coming out perché figurati, cioè, poi ti parla del pianoforte della madre. Quindi ti fa anche capire che lui è stato per, per lungo tempo nella casa della madre, quindi non poteva uscire allo scoperto. Arriva quest'uomo che è un bell'uomo. Dopo quattro anni che è finito tutto è da solo, secondo me non è neanche così veloce. cioè se io in un apocalisse sono da quattro anni da solo e mi arriva una strappona, cioè però mi non devo è il muro, scena, ragazzi. Però. Non è una scena. Ho sempre consenziente, sempre consenziente, però. E questi non vedono l'ora di descupar. Eh, il contesto è molto diverso. Ma in realtà, no. Mattia, posso dirti no. che dopo, no, ma dopo quattro anni, che non vede anima viva, no, 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 no <ride> Attenzione, questo da quattro anni non vede anima viva per scelta. Quando vede uno, gli punta il fucile, lo accoglie in casa dopo un po' di convincimento, gli dà da mangiare. Innamorati per... lì, non è, che scu... non è che lo fanno un po' per provare, c'è già tanto sentimento. C'è un bacio con questo che piange, oh. ma. Mm -hmm. Ma, ma perché lì c'è la scena del pianoforte? Ma perché, ma perché, perché la scena del pianoforte è una scena di dolce Ma, di ma perché lui non ha mai, potuto, capito, esprim ma non ha mai potuto esprimere eh. se stesso, ci sta, secondo non non me. Non ha mai avuto quella possibilità, Ma anche contesto, contesto. è un mondo, ma è un Matti, mondo. Ma Mattia, Mattia Mattia, guardare il contesto, secondo me. Il contesto in dove vivono veramente, secondo me, le emozioni vengono amplificate all'ennesima potenza, come anche il terrore, la paura, la paranoia, il tutto e secondo me anche un gesto bello come quello di vedere una persona affettuosa e lo capisci che ti sta in qualche modo donando dell'affetto anche nel suo piccolo, poi dopo se ne va da quella casa perché quello doveva succedere. Tecnicamente lui se ne doveva andare una volta che ha mangiato, ehm, cibarsi e andare fuori dalle, dalle palle. Invece eh, in quel momento, secondo me, si è creata uh, una, una sorta di esplosione di emozioni che c'erano già, ok? <coughs> Da una parte sì. Bill represse, dall'altra parte quelli di Frank che non si sa bene se lui fosse. Chi se ne Però, frega, non ha importanza. A parte vai, che vai, leggo, vai. non potevano far vedere dieci ore. Intanto un'ora e venti l'hanno fatta. Beh, se se tu sei un po' lunga. E, e, è un po'... e ho detestato il fatto che non abbiano approfondito l'elemento, questo redneck conservatore almeno all'apparenza. Poi magari la pensa in maniera diversa, ma si presenta così fammi vedere che questo si allunga per dargli il bacio e le un momento, un attimo. No, aspetta. Ma perché lui è, ma sì, perché perché lui è... Ma lui è omosessuale. Sono ma, piccole ma, cose. Ma, Ho capito, però, ma, sia... se tu, ma se tu ti proponi agli altri come no, no, io sparo al primo carriero. Ma gli altri che ci che sono, sono solo sono dopo quattro anni da, da solo. Da solo. No. Lui pensa no. di essere rimasto da solo. Dice tanto sono rimasto da solo. Ma è rimasto un che in quattro anni che non vede cioè, nessuno, questa tutto... sua apparenza dura, Attenzio... chi la fa vedere, non c'è nessuno parte. Attenzione, lì. Qui, è chiaro esempio, secondo attenzione me, era che... ah, no. Attenzione. È chiaro esempio: dico solo questo: è chiaro esempio: che, se la comunità fosse ancora viva, in quella quello lui avrebbe preso gli avrebbe sparato un colpo in testa in tre secondi. Il discorso è quello, è che in quel momento la comunità non esiste, lui è da solo, sa di essere da solo e sa che ha l'unica chance di trovare una persona che in quel momento può essere un amico, può essere uno scopo amico, può essere la fidanzata o può essere uno che odia. E, e questo è chiaro. E secondo me lo spettatore non è così deficiente e secondo me è anche intelligente abbastanza per capirla questa cosa qua. E da lì in poi anche essere un redneck, testa di cazzo, razzista non ha più importanza, perché in un, in un mondo post-apocalittico chi cazzo hai da odiare, <ride> oltre a te stesso, capito? Ah, secondo, me... secondo me, questa è una meravigliosa spalese. sovralettura che mi stai facendo tu, la puntata non me lo racconta, perché non parlano di quell'argomento, non sì. ne parlano. E secondo Però... me sì. Quello... Io vi devo salutare. Ciao eh, io, ragazzi, io devo andare avete eh. un consiglio del giorno? Assolutamente sì, Io ormai l'ho spammato ovunque da qualcosa come quattro giorni, straordinari, su eh, guarda, Disney+. Eh, plus. Eh, sì. È serie divertentissima prende il concept di My Hero Academia l'adatta in salsa british all'umorismo e ai toni di Misfits è scorretta è intelligente c'è un uso molto cinico e sarcastico dei poteri perché non è una serie dove comunque eh, si respira uno stampo supereroistico, anche se per certi versi in maniera collaterale i supereroi sono presenti parla di crescita di pubertà di affermazione di posto nel mondo e soprattutto si ride davvero genuinamente è già stata rinnovata per una seconda stagione 6 puntate da 40 minuti, godetemela. Ciao. Ciao Rob. Ciao, ciao, Rob. ciao, io ciao Rob. Io lo io questa che l'ho consigliata settimana scorsa no, stai non il consiglio, eh, okay. No, l'ho detto settimana scorsa Va bene, io. va bene, no, Mark, ma no, ci sta, ci sta, va bene. Sei arrivato oggi sono... hai detto "Oggi non ho cose". Marco c'è la citazione? Eh? C'è la citazione? È vero, c'è la citazione. No, io, appunto, la consigliavo settimana scorsa. La ribadisco perché è fantastica. Si chiama Extraordinary. Extraordinary. Disney Plus. Sono otto puntate. E poi, come ti dicevo, ho recuperato film. Quindi, non ho altri consigli a parte questo, purtroppo. un bacino. Ciao, belli. Ciao, Marco. ciao. saluto anch'io e mi allego anch'io al collo di Extraordinary. Che è l'ultima cosa che ho vista. In realtà, mi sono visto anche Battle Royale di recente. Non vedevo da una vita. Vedetelo recuperato, se riuscite a trovarlo da qualche parte recuperatelo perché è bel filmettino. Si sente un po' il peso degli anni e me lo ricordavo un pochino più fresco se devo essere sincero ma... Vabbè, è sempre bello comunque. Ciao ragazzi, ciao. Io ascolto solo quello che dice Mattios Che poi vado anch'io. No, no, non ho nient'altro da aggiungere. No, stavi dicendo... Ripeto. Perché poi, ovviamente, a parlare dei difetti sembra la puntata è, è buona, eh? Sì, sì. Eh, un set glielo darei senza alcun tipo di problema. Vabbè, allora. eh, però, a livello proprio di gusto, io avrei preferito un racconto molto più problematico e anche delicato. E soprattutto a livello, ma questo l'ho già detto e mi ripeto, a livello di struttura narrativa, la terza puntata, già questa abbondanza di buoni sentimenti e speranza mi, mi rende un po' perplesso. Però non conosco la destinazione della storia, quindi magari invece ha un senso incredibile sulla lunga distanza secondo me il senso è farti vedere un po' come diceva Boba nel fatto che sì è un mondo crudele ci sono gli infetti le persone si appena si vedono si vogliono uccidere e via dicendo però c'è anche la possibilità che non tutte le persone siano cattive c'è anche la possibilità di poter ricreare un ipotetico futuro come era una volta è una sì una piccola parentesi che ti dà uno scorso quello che può essere il futuro poi può essere me, o non può essere. Mattia, questo discorso secondo me sarà molto più affascinante trattarlo a fine della serie. Mm -hmm. Perché secondo me ci sono molti punti che verranno fuori in futuro e, e avrà molto più senso questa puntata, a mio parere. Questa puntata secondo me avrà molto più senso perché, perché si nota tantissimo la maturità anche di Drachman nel secondo capitolo del videogioco. Perché mancava proprio, va benissimo che ci sono i Joel, Joel e Ellie che legano, eccetera, eccetera, ma c'è una mancanza di uh, empatia nel confronto degli altri personaggi. E c'è molto Joel e Ellie centrico. Okay? Il primo capitolo. Il secondo capitolo, invece, ha una lettura completamente Diverse. diversa ed è straordinaria a livello di videogioco. E io non vedo l'ora di vedere cosa aggiungerà per una seconda stagione della serie TV. E come tratterà tutto il dualismo che ci sarà? Ed è straordinario. Infatti, io sono esaltato solo al pensiero. Per, per aver visto ciò che hanno narrato qua, figuriamoci cosa, cosa, narra cioè, cosa andranno a narrare nella seconda stagione. Quindi sono molto curioso. E secondo, me a fine stagione, ovviamente, ci sediamo poi qua, parliamo e, e riprendiamo poi il, il terzo episodio, secondo me, avrà un valore in più aggiunto, secondo me. E, e quello che hai detto te prima, Mattia è del fatto di. Mattia Matioschi del fatto, <ride> del fatto che lui era da solo. E... Hai detto una frase, ora mi sfugge un attimo come l'avevi composta. Eh, il fatto è che, però, secondo me. Cioè, che tu hai detto che un, lui ha scelto di, ess di essere da solo, no? Avevi detto questa cosa qua. Però, il sì, punto è che lui eh. quando ha scelto di essere da solo, quella era una scelta perché in passato c'erano altre persone, lui sceglieva magari di essere da solo. Di cioè, fare semplice, il È semplice scegliere di essere dicendo. da soli con gente attorno. È eh. difficile scegliere. Nel momento scegliere in cui cioè, quella non è più non è una nessuno. scelta, capito? Non è una scelta eh, tu. Uno... Ti ritrovi lì, sei costretto a essere da solo. E quindi quella persona che ti si presenta è. Una, è l'unica scelta che hai, cioè, tu non hai, in quel caso, non hai scelte, capito? Cioè, lui, ne, quando c'è oh, le persone, è un, è un ma è un essere umano, ragazzi, cioè, ci sta sì. che lui di cerchi di accogliere una persona, cioè, quattro, cioè oh, un conto è isolarti ma esce a fare la spesa, cioè comunque sai che hai delle persone attorno, ma quello era proprio solo, solo, solo. Ma io non nego che ovviamente accoglierlo era una cosa inevitabile, per me è stato troppo rapido e troppo facile, tutto lì. Come no. Si parte da una situazione di estrema io, do, io con un personaggio io dopo, che sì, a quanto pare sì. non accetta se stesso e basta una sonata al piano a posto. Andiamo a trombarne il letto. Beh, però per ragazzi, in quel momento ti lì te ti te si te sbloccano stendo, anche delle cose più. però. Eh. Fermi. Io vi devo salutare. Ciao consiglio della, della settimana? Allora, vi consiglio il documentario su Pamela Anderson, così fate una chiara idea su come ha vissuto... è stato... E c'è stato anche su me un'intelligente un, un sfida nei confronti di Hulu che comunque ha prodotto la serie, Pam e Tommy, e, e, però è stata trattata in modo intelligente sì. e, si e, e vedo che uh, l'umanità di una persona che sta dietro al suo essere diva. E ve lo consiglio perché è una docu-serie, cioè non è una serie, ma è un docufilm. Dura un'ora, dura anche poco, non dura tantissimo. Però ve lo straconsiglio perché c'è proprio sì. il, la persona Pamela Anderson attuale, sì. e, e, e si apre totalmente. E, ed è molto autocritica, molto autocritica, ma allo stesso tempo ti fa capire di come funziona lo show business, di come funziona ancora oggi, di come ha funzionato negli anni 90. E nel corso degli anni 2000, di come una star dalle da stelle arriva alle stalle come nulla, e di quanto non valiamo un cazzo, anche se puoi arrivare in alto, di quanto possiamo non valere un cazzo da un giorno all'altro Ecco, sì. questa cosa è straordinaria, <ride> buon ragazzi vi saluto ciao Mattia, ciao Mattia, ciao 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 stavate dicendo uno di voi dove stava parlando No, ma secondo me abbiamo finito. Sì, okay. <ride> io dico che secondo me quella di oggi è una puntata senza fare spoiler. Ah, è vero che tu sei l'unico tra di noi che l'hai vista è molto più lineare. È... è una puntata che porta avanti la trama, porta avanti il rapporto. E a me è piaciuta tanto perché aggiunge una cosa rispetto al gioco che, francamente, mi intriga di più rispetto al gioco. perché Sì, perché secondo me quella parte del gioco è bella, ma ha anche dei problemini nel gioco. E qui l'hanno arricchita di qualcosa che nel gioco non c'è e che a me piace di più. Molto, è una gran bella puntata questa. Che è un po' quello rispetto... che sta succedendo in quasi tutti gli episodi alla fine. Sì, quel qualcosina... sì, 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 assolutamente. Ti dico, rispetto alla, cioè, sono due puntate completamente diverse. Cioè questa porta avanti la trama, eh, ti crea il rapporto tra loro. È una puntata molto più standard da quel punto di vista e secondo me... La, la gente l'apprezzerà di più perché la gente voleva che, che gli episodi portassero avanti sempre la, sempre la trama, cosa non è che quello scorso non l'abbia fatta, attenzione, perché eh, quello che vediamo ha un impatto sul presente, però posso capire che uno dice, eh, ma io volevo vedere, la sto non mi devi fare un stop della storia, a me invece è piaciuto, però ti dico, quella di oggi secondo me è una puntata, non è eclatantissima, ma ha dei momenti veramente belli, quindi a me è piaciuta parecchio. Cioè, mi conferma curioso. la qualità della serie. Mi, mi conferma totalmente la qualità della serie. Eh, anche perché cioè, sono quattro puntate su nove che hai visto e. Siamo a metà praticamente. Ah, tra l'altro, non so se lo sapete, ma. Sì, eh... l'avevo detto proprio prima. La, che la quinta... la, la, ah, non l'avevo sì. sentito. Okay, non la avevo quinta sentito. esce questo venerdì, anche se ho il dubbio. Pure per no, noi. sabato. No, sabato. Ah, forse per noi diventa sabato. Per noi però sabato devo... sì. Eh, esatto. sì, sì, da noi è sabato alle tre. Eh, però non ho capito se anche Sky in Italia la pubblichi in quel modo alle 3 sabato, o se invece. Sì, sì! Sì, no. ok, eh, va bene sono, sono molto curioso. Tra l'altro, appunto, dato che loro l'hanno spostata per il Super Bowl, ho l'ultima domanda di oggi per voi: Avete qualche mh, aspettativa sul Super Bowl? Qualcosa che vorreste vedere? Qualche trailer che aspettate? Spot di qualche eh tipo? No, però hanno proposto un elenco, dovrebbe esserci il mondo a livello di trailer. Infinito, dovrebbe sì, sì. Sul serio essere una lista incredibile, eh, paradossalmente sì. aspetto Fast 10 per ridere. Quello casa, tanto esce, no? esce, giovedì il trailer. Prima prima, il 10 febbraio esce Fast and Furious il trailer di Fast, uh, Fast and 10. aspetta mi devo ricordare la lista dovrebbe esserci anche Elemental vero della Pixar quello si, si, può si sì. ispirato. poi magari Mental, i Guardiani facerà. i Guardiani eh. con lo nuovo si sì, si sì, si sì. dicevano anche e The Marvels come primo spot però boh. Ma... si so. sì, dovrebbero mettere The Marvels sì, 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 sì. Eh, quello dovrebbe essere confermato allora, questo come... giorno Guardiani The Marvels Beh, però non è la prima volta che l'ho fatto. No, fa Disney. infatti. Fa tipo anche l'anno scorso mm. era, mi pare, Doctor Strange e Moon Knight, se non sbaglio. Esatto, sì, no, sì. sì, sì fatto trame, Doctor trame, Strange, io mi ricordo, Doctor Strange rilasciarono il trailer prima dell'inizio del Super Bowl. E Moon Knight esatto. invece lo spot durante il Super Bowl. Quindi potrebbero anche fare: Però, capito. Uno l'ha fatto durante il Super Bowl, un altro l'ha fatto. Mm. Sfruttando la web del Super Bowl sul loro canale. Però, okay. è... È la... a livello di comunicazione, sono usciti due trailer nello stesso momento. Perché... Sì, sì, sì star, esatto. Star. Potrebbero fare il trailer di The Marvel's che non è mai uscito, e poi uno spot. Per sì, sì, non, sì. Penso, non so se gli conviene, boh, è così vicino. No, non eh, credo. No, non credo. Eh, Oddio, più. ma magari un super final trailer, un una cosa tipo di, di 15 secondi ah, per, come per ricordarti volta. che esce. Vero. Fai, gli spazi sono da 15 a 30 secondi. Prendi un 15 secondi con magari due scene forti che non avevano ancora mostrato, e il resto scene che si sanno già. La, non sarebbe la prima volta che lo fanno? Eh? Bello, sì. è bello come, come il remind dell'uscita. A me piacerebbe Loki, qualcosina. Sì, beh, Anche se, però, hanno già fatto vedere qualcosa poco tempo fa. C'erano delle prime immagini... Una era il ril il, il, era il era il, il, del esatto, 2023. Plus, esatto. sì. Vabbè, magari dai. di Mandalorian. Però sono già usciti due trailer di The Mandalorian. Eh, ma guarda che non c'entra niente: il Super Bowl fanno... è un rincarare la dose. Perché no, sono trailer okay. brevissimi, eh. Sono robe veramente di 15-20 secondi, non è. Non sono traileroni, quindi potrebbe esserci un po' di tutto. Poi, oltre la Marvel, un po' cose infinite. Direi che ci possiamo salutare. Avete i, vo i vostri mm. consigli della settimana? Sì, vai. Spari. Vada va lei, vada lei, vado io? Sì, sì, Ma io consiglio il film di Shamalayan. Bussano, bussano alla porta. Che mi è piaciuto, nonostante il mio rapporto conflittuale con il regista, forse mi è piaciuto perché si è un po' trattenuto almeno per quanto riguarda le componenti che mi fanno stracere il naso. Il finale l'avrei preferito un po' più ambiguo, però è un film che dura un'ora e quaranta, regge la tensione alla perfezione, ero pienamente coinvolto, un Battista molto bravo e una vicenda appassionante. Quindi sì, mi è proprio piaciuto. Io mi unisco a questo consiglio... consiglio dicendo la, la serie tv The Servant che hai consigliato te e Mattia la scorsa Vero, settimana. Vero quindi sono in periodo di No, l'ho cominciato a vedere su, su Apple TV e devo dire che sono curioso ho quasi finito la prima stagione e fa un po' strano che ci sta questo bambino finto che fanno finta <ride> che sia un bambino finto e poi eh, magia Pinocchio ha preso vita oh. Eh, sono curioso di, di vedere eh, vai Mattia mi sono unito per no no io, io dico una serie italiana che si chiama Call My Agent Italia la trovate mm. su Now e su Skype è una serie di sei episodi per ora prima stagione e, mm, è il remake di una serie francese e praticamente parla di questa agenzia ok la CMA eh, di attori, registi, sceneggiatori ma la cosa bella è che ogni episodio è dedicato ad un reale attore italiano che interpreta se stesso. E io vi giuro che quando sono arrivato al terzo episodio, che è l'episodio con Francesco Favino, io non respiravo più dal ridere, vi giuro. Stavo morendo. È una roba... Quello con Matilda De Angelis che è il quarto, io lì ho detto, ma, ma veramente si sono prestati a fare sta roba? C'è cioè, il secondo con Sorrentino che ha un finale che io... È, 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 ma sai quando piangi dal ridere? Non è una... Allora, è, 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 diciamo che... Se vi piace Boris, può piacere questa. Non è parodistica okay. quanto Boris, però un pochino lo è. Il problema è che, secondo me, ha degli elementi un po' troppo da fiction. Non tutti gli attori sono proprio bravissimi. Non parlo degli attori attori quelli che fanno se stessi: parlo degli attori ovviamente ci sono dei personaggi che sono interpretati da attori. Non sempre sono proprio eccezionali a livello recitativo e ha un po' queste dinamiche da, da cesaroni in alcuni momenti, però meno rispetto a una fiction. E quelle sono le parti che vabbè me le faccio andare bene però ha tantissime trovate geniali vi consiglio di guardarla perché fa veramente spezzare. È, 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 gli, attori, gli attori quelli veri che, che interpretano se stessi sono stati tutti eccezionali perché si prendono tantissimo per il culo cioè anche la puntata con Accorsi è una roba, è una roba incredibile perché si vede che si sono divertiti a prendersi in giro quindi è molto molto bello. Su? Su Sky, Sky, o, su Sky o su Nao. Sì. Ok. Sì sì. Prendiamo, prendiamo nota, va bene. Quindi Apple TV, Sky Now, Cinema. Abbiamo all fatto right. un all-in variegato. Va bene, io vi ringrazio come al solito per la presenza. Spero vi siate divertiti. E ci sentiamo la prossima settimana. Buona, uh. buona serata a tutti. Ciao 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 Buona ciao, ciao Ciao Comunque spero che questo talk show di oggi vi sia Vi sia, vi sia piaciuto e... Mi sono molto divertito mi, mi, A me personalmente è piaciuto molto Quindi ve lo dico io Mi è, mi è, piaciuto, mi è piaciuto molto Ovviamente ci rivediamo anche Ci risentiamo anche la, la prossima settimana Questo talk show continua a essere disponibile anche in versione podcast su Spotify Apple Music Amazon Music Google Podcast e via dicendo Prossima settimana sicuramente parleremo dell'episodio 4 di The Last of Us Forse dell'episodio 5 dato che esce di sabato però è un po' troppo vicino quindi penso comunque parleremo del 4 come, eh, come al solito sarà l'ultimo talk show prima di Ant-Man quindi sicuramente parleremo un po' di Ant-Man un po' di anticipazioni via dicendo parleremo di tra Super Bowl quindi ci sarà tanta robetta di cui discutere ma soprattutto noi ci vediamo sempre tra le stelle scatush